Consiglio di dicembre per il grande servizio svolto alla nostra città. Paoletti è figlio d'arte, il compianto padre era brigadiere dei Carabinieri e ormai un profondo conoscitore del territorio e delle sue problematiche. E mi permetto di affermare che non poteva esserci scelta migliore nell'avvicendamento al comando di Orbassano. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri al luogotenente Francesco Bucarello, che era vicecomandante Orbassano e che è andato a comandare la stazione di Beinasco, ringraziandolo per l'ottimo servizio prestato alla nostra città. Inviterei il luogotenente Francesco Paoletti ad avvicinarsi. Prego, signor Sindaco. Un attimo che lo accendo. Mettetevi lì davanti. Comandante, è un vero piacere, un vero onore poterle dare il benvenuto, poterle dare il benvenuto, augurarle buon lavoro, conosce bene il nostro territorio e per noi sarà davvero un piacere collaborare come abbiamo sempre collaborato con voi, con la vostra caserma, la vostra forza. E intanto buon lavoro e questo è un piccolo pensiero, proprio piccolissimo, così una rappresentanza della città di Orbassano. Siamo fuori dalla telecamera. Grazie Francesca. Solo qualche piccolo pensiero, un'agenda e il nostro libro di Orbassano che sicuramente conoscerà già, ma magari le sarà utile per qualche momento storico di ricostruzione storica del territorio. Quindi il benvenuto e il ringraziamento per il lavoro che farà, per il lavoro che ha già fatto e per il lavoro che farà da parte di tutta la città di Orbassano. Grazie, comandante. Vieni qui. Vi porto via solo pochi minuti. Volevo ringraziare dell'invito, ringrazio il sindaco, ringrazio il Consiglio Comunale, la Giunta per l'invito. Ha già anticipato tutto il Presidente del Consiglio Comunale, la mia carriera la sa già tutta, quindi io per me è un ritorno. Questo è stato il mio primo comando dopo che ho finito gli studi alla scuola sottufficiali, poi sono ritornato come vicecomandante quando il comandante era Vitale. Mi hanno indicato e mi hanno mandato qua dal 1 gennaio, per me è un felice ritorno perché mi è sempre piaciuta Orbassano anche come città, anche come per viverci. Spero di dare il mio meglio perché, come dico molto spesso ai miei amici, non sono venuto qua a scaldare una sedia, quello è sicuro. Certamente cercherò di darmi da fare. Il mio obiettivo è garantire innanzitutto un punto di riferimento per la cittadinanza, cioè i carabinieri devono essere vicini alla gente, che è quello che conta. E per essere vicini alla gente il carabinieri deve stare sulla strada. Io cercherò assolutamente di mettere il più possibile i carabinieri per la strada, quindi cercare di mettere il più possibile pattuglie, in modo tale che se un cittadino ha bisogno trova sempre qualche riferimento, qualche pattuglia che possa intervenire immediatamente. E poi cercherò di combattere, come nel mio ruolo, la delinquenza, perché il carabiniere deve combattere la delinquenza sotto ogni punto di vista e sotto ogni forma che si presenti. Soprattutto anche quella che va a toccare le persone più vulnerabili, faccio un esempio, le truffe agli anziani, quindi i furti in abitazione, perché è giusto tutelare le persone più vulnerabili. Comunque cercherò di dare anche con i miei uomini, devo dire la verità, ho trovato un'ottima squadra, ottime persone, ottimi collaboratori, cercherò sicuramente di far sì che di ottenere ottimi risultati, quello è certo. Grazie ancora. Quindi la massima collaborazione da parte dell'amministrazione, lei lo sa che... Grazie. A lei comandante, grazie di tutto, grazie. Bene, apriamo il consiglio. Stavo guardando un attimo, segretario, alcune correzioni che vi avevo anticipato sul verbale. Perché c'è alcuni punti dove nel verbale, se avete il verbale sotto mano, lo possiamo guardare insieme. Ci avete? Io andrei a pagina 17.
17 alla 11ª riga. C'è un, ci sono dei puntini virgolettati. Manca come prossimità della. Era una dichiarazione di Suriani. Ci sei, Andrea? L'essendoci delle casette posizionate in qui in prossimità della prossimità pista. Della aggiungo io sì ok poi pagina 18 quarta riga qui l'intervento sempre di Suriani. A seguito della nostra, poi c'è interruzione audio, segnalazione, prendiamo atto. Prendiamo atto. Sempre sulla pagina 18, siamo alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18esima riga, 19esima riga, scusa, pagina 18, sempre a pagina 18, 19esima riga, normalmente l'operatore è, poi c'è puntinato, responsabile. Ok? Sì. Pagina 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ª riga, qui è Di Salvo, investimento di circa, puntini puntini, 50.000 euro. 50 milioni, scusami, 50 milioni. Ho scritto 50 milioni. 50 milioni. Lì. 50 milioni. Sì, no, bisogna ricorreggere un'altra volta. Poi, pagina 20, 11esima riga, c'è interruzione audio comunale, delibera comunale, pagina 20, 11esima riga, interruzione audio comunale. Pagina 27, qui è un intervento mio, probabilmente sì, 1, 2, alla 17esima riga, proprio all'inizio di riga c'è un non in più, perché la frase era tale installazione produttiva non riguarda aree non di competenza. Non riguarda aree di competenza, c'è cioè un non in più. Sono andato ad ascoltare la registrazione, effettivamente è corretto. Poi altre cose ho guardato, ma non erano abbastanza irrilevanti, cioè non cambiavano il senso della frase. Quindi se siete d'accordo, apportiamo queste modifiche al verbale. Quindi mettiamo in votazione il verbale del 20 dicembre, favorevoli, c'eravamo tutti, astenuti, nessuno, contrari, nessuno. Ok, il verbale è approvato. Passiamo alle comunicazioni. Parto un attimo io con una comunicazione. Voi sapete che le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco non contano nei tempi, quindi non ruberò tempo a nessuno. Ma era una comunicazione importante da fare, la chiusura di una vertenza che c'era in corso dal Fraternità Sistemi con la Corte dei Conti. Allora, faccio questa comunicazione per annunciarvi che si è chiuso definitivamente il procedimento messo in atto dalla Corte dei Conti nei confronti della Giunta del 2012, che mi vedeva sindaco insieme a 7 assessori, oltre che al segretario Emanuele Mirabile e al funzionario dei finanziari Paolo Balducco. Il procedimento prendeva origine da un esposto anonimo, dove in forma molto dettagliata
che sinceramente nemmeno io, dopo anni di amministrazione, sarei in grado di fare, poiché erano stati elencati tutti i pagamenti e delibere che erano stati effettuati in un lasso di tempo di 5 anni, con grande dovizia di riferimenti, precisione e competenza amministrativa. Pagamenti che si riferivano all'agio sugli incassi dell'accertato riconosciuto alla ditta. Voglio ricordare che si trattava dell'affidamento degli accertamenti IMU-ICI ad una società esterna che aveva prodotto un utile netto per il Comune a seguito del recupero di evasione, barra elusione, barra dimenticanza, ma l'obiettivo non era certamente né poliziesco né repressivo, ma quello di andare a fare in modo, come abbiamo sempre detto, che se tutti pagano di meno. Quindi l'utile che era stato per il Comune era di oltre 2 milioni, con un ulteriore incremento poi di gettito annuo di IMU di oltre 200 mila euro. Per inciso, sono anche queste le operazioni che con le loro entrate negli anni ci hanno permesso di mantenere bassa la tassazione e le tariffe. Un procedimento che non stava in piedi, poiché veniva contestato un danno erariale su di un ipotetico affidamento considerato illegittimo dalla Procura, che oltretutto aveva prodotto un ricavo particolarmente rilevante per il Comune. L'avevo spiegato in un consiglio di maggio del 2022, in occasione di un errato articolo che diceva che avevo cancellato una condanna veniente il pagamento di una sanzione, così non era, e l'articolo fu rettificato naturalmente. Io avevo esercitato insieme a 4 colleghi, Elvi Rossi, Piercarlo Barberis, Andrea Nava e Rana Tarsing, la proposta deflattiva prevista dall'articolo 130 del Codice della Giustizia Contabile. Operazione che optai per fare al fine di evitare le sicure speculazioni politiche che sarebbero avvenute nell'attesa della convocazione in giudizio da parte del collegio giudicante della Corte dei Conti. La Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Corte dei Conti, fece le sue indagini, non rilevò nessun indebito arricchimento di tutti i personaggi coinvolti, ma la Procura della Corte dei Conti, alcuni anni dopo, nel 2021, qui si parlava la lettera anonima era del 2017, dicembre 2017, alcuni anni dopo la Procura della Corte dei Conti nel 2021 pensò bene di muoverci delle contestazioni di danno erariale. Rispondemmo sia per iscritto che chiedendo un'audizione di tutti, dove abbiamo risposto alle richieste di chiarimenti formulate dal procuratore in un'audizione, eravamo in videoconferenza perché erano ancora i momenti del Covid, ognuno per le proprie competenze, sindaco e giunta naturalmente per la parte deliberativa, il segretario con i responsabili finanziari per la parte di gestione. Non contenta, la Procura formulò la richiesta di portarci in giudizio davanti al Collegio della Corte dei Conti per le contestazioni di giustizia contabile che intendeva opporci. Come anticipato, in 5 scegliemmo la formula deflattiva senza alcuna ammissione di responsabilità, chiaramente, mentre 3 assessori, Walter Alesso, Francesco Colapinto e Giovanni Gallo, il segretario Emanuele Mirabile e il funzionario Paolo Abuduco, hanno scelto di andare a giudizio, che si è tenuto in data 20 ottobre 2022. Ne è scaturita una totale assoluzione, dove il collegio giudicante ha respinto integralmente e nel merito l'azione erariale promossa dalla Procura regionale, liquidando le spese legali in favore di ciascun convenuto, nella misura di euro 3.200, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%. Praticamente la Procura della Corte dei Conti è stata condannata a pagare le spese legali. In particolare la sentenza riconosce ed accerta la necessità di esternalizzare il servizio per la sua specialità e utilità, riconosce il sottodimensionamento dell'ufficio tributi e il risultato economico conseguito dal servizio affidato, precisando che non avrebbe potuto essere raggiunto dall'ufficio comunale interno. Ma la cosa singolare è che il collegio giudicante ha condannato la Procura della Corte dei Conti a rimborsare le spese legali a coloro che sono stati mandati a giudizio. Qui viene fuori la parte più anacronistica della vicenda. La Procura della Corte dei Conti, per sua funzione, opera a tutela dei comuni sugli atti amministrativi, agendo per loro conto di propria iniziativa. Pertanto le spese legali agli assessori di allora, al segretario di allora e al funzionario dei finanziari, essendo stata condannata la Procura, ai loro avvocati le paga il nostro Comune, anche se come Comune non abbiamo intrapreso nessuna azione legale. Se qualcuno di voi conosce l'anonimo grafomane che magari ci segue da casa perché sicuramente è interessato ai consigli, lo ringrazio da parte mia e da parte anche del sindaco sicuramente per averci fatto spendere come Comune circa 24.000 euro di spese legali, ma soprattutto per averci permesso di certificare con questa sentenza il grande e proficuo lavoro di risanamento dei conti comunali fatto in quegli anni,
Nel caso qualcuno fosse interessato, può farsene un'idea andando a leggere la comunicazione della Corte dei Conti sulla pronuncia del bilancio preventivo del 2008, che ricevetti il 23 ottobre 2008, protocollo 25.380, dopo solo 4 mesi che ero in carica. Se qualcuno lo vuole, gliela metto a disposizione. È molto carina e interessante. Purtroppo le lettere anonime sono figlie di una vigliaccheria intrinseca sia in chi le fa che nell'atto stesso. È un po' come cercare di colpire alle spalle il nemico per vari motivi, dal politico all'economico o qualsiasi altro. Molto probabile in questo caso, poiché l'esposto anonimo partiva il 18 dicembre 2017, quando era, da pochi giorni, già stata ufficializzata la candidatura a sindaco di Cinzia Bosso e la mia presenza in lista come capolista. L'obiettivo, suppongo con il beneficio del dubbio, perché chiaramente non ne ho la certezza, ma 2 più 2 di solito fa 4, fosse di scatenare durante la campagna elettorale delle elezioni amministrative, di pochi mesi dopo, qualche bell'articolo denigrante dove il sottoscritto veniva messo alla berlina in piena campagna. Il grafomene, diciamo sconosciuto, disse ad un amico in quel periodo, Gambetta verrà fatto fuori con la Severino. La Severino prevede che se subisci una condanna non ti puoi candidare. Il paese è pieno di orecchi che ascoltano e purtroppo gli andò male. Si chiude così una vicenda che definirei inutile, che ha fatto perdere tempo, spendere soldi e creato apprensioni a persone che hanno sempre agito con diligenza e responsabilità con l'obiettivo dell'interesse del comune. Penso che Suliani l'avrà trovata questa sentenza di solito. No? Sì, ce l'hai. Ok, quindi questo era dovuto assolutamente anche e soprattutto nelle persone che erano state messe sotto giudizio dalla Procura della Corte dei Conti e che, come dicevo prima, hanno dovuto avere anche apprensione perché gente non abituata a fare queste cose, per giunta anni dopo dal non essere più neanche in carica, perché io c'ero ancora, ma gli altri come assessori non c'era più nessuno. Quindi direi che questo era necessario e opportuno. La procura, tra virgolette, aveva ancora 60 giorni di tempo da ottobre per ricorrere, non c'è stato nessun ricorso, quindi la questione è definitivamente chiusa nei termini che vi ho elencato. Passiamo a altre comunicazioni. Prego, signor Sindaco. Grazie, Presidente. Ho fatto molto bene a leggere questa comunicazione in Consiglio. È giusto che si comprenda che le affermazioni possono veramente cagionare del danno elevato. Allora, partirei, mi è proprio pervenuta in questi giorni una comunicazione da parte del comandante della Polizia Locale, Alessandro Del Percio, una comunicazione di comportamento di elevata professionalità che condivido con voi, con questo consiglio e con le persone a casa che saluto tra l'altro il pubblico, la Polizia Municipale, il Consiglio, tutto, gli assessori, il segretario e, come dico, il pubblico a casa. Oggetto: comunicazione di comportamento di elevata professionalità. Mi pregio di segnalare alla sua attenzione il comportamento rilevante tenuto dal vice commissario Marcato Sofia e dall'agente scelto Martorana Lino durante un normale servizio di controllo del territorio. Si tratta del giorno 23/1/2023, verso le ore 10.45, comandati in servizio per la verifica del rispetto delle aree di sosta riservate a persone invalide nel parcheggio dell'ospedale San Luigi, un soggetto di sesso maschile di anni 56, identificato successivamente, si accasciava improvvisamente al suolo senza conoscenza. I due agenti constatavano immediatamente che era in arresto cardiaco. Chiamavano immediatamente tramite la centrale il soccorso medico e senza esitare mettevano in pratica le nozioni basilari di primo soccorso acquisite. Congiuntamente con perizia, praticando manualmente il messaggio cardiaco e l'insufflazione di aria con l'utilizzo di una mascherina in loro dotazione, il soggetto più volte accennava alla ripresa cardiaca e la interrompeva fino a quando, sopraggiunto il personale, veniva lasciato alle loro cure. La persona è attualmente ricoverata in terapia intensiva con un'evoluzione clinica che lascia sperare in una lieta conclusione. La presente nota viene chiaramente presentata al sindaco rimarcando la professionalità mostrata nell'accaduto, che a giudizio dello scrivente è andata oltre la normale diligenza e il dovere richiesto. Ne fosse fatta menzione in questa assemblea e come amministrazione, come sindaco, mi unisco, e immagino di parlare anche per tutti voi,
al comandante nel ringraziare i due agenti, Marcatto e Martorana, per l'esemplare comportamento adottato, quello che proprio va oltre il proprio compito quotidiano. Grazie. Questa è la prima. Allora, vi do qualche informazione sul verde pubblico, sugli ultimi lavori eseguiti sul verde pubblico. Allora, sono stati quindi effettuati ed evidenziati gli interventi di maggiore entità, che è stata la spalcatura e la potatura degli esemplari lungo i seguenti tratti di via. Strada Torino dall'incrocio con via Calvino al distributore di benzina IP. In via Malosna, il parcheggio del Cotolengo, la strada Gerbido nel lato cimitero, via Volta, via Marconi, giardino Castellazzo di via Dante Alighieri, il filare all'interno della scuola materna Peter Pan, piazza Antonelli, il giardino Alessandrini all'Orca Gialla, filare interno alla scuola elementare Pavese, lato via De Gasperi. Sono state inoltre sistemate le rotonde di via Freius, via Gramsci, via Freius, strada Pio Sasco. Sono proseguiti i lavori previsti dal piano degli abbattimenti, con nuove manutenzioni e manutenzione straordinaria del verde verticale, con il lotto 2, il primo era stato già portato a termine, che prevedevano 47, ne prevedevano di più, però si è reso necessario abbattere 47 esemplari nella zona collinette dell'R5 e dell'R6 e la piantumazione di nuovi 33 esemplari. Poi sono state rimosse, quindi rimozioni di branche secche a rischio di rottura o ammalorate, per un totale di 83 esemplari. Comunicherei ancora l'aggiornamento dei lavori di rifacimento del piano viario, che sono stati quindi negli ultimi mesi sono stati terminati. Il rifacimento del piano viario di strada Pio Sasco, il tratto tra via Freius e via Cervetti e della rotonda con via Freius, e di via San Rocco, il tratto tra piazza Vittorio Veneto e via Meucci. Il rifacimento della pavimentazione ammalorata nei seguenti tratti di marciapiede, via Amendola, presso il numero civico 6, strada Volvera antistante il parco Vanzetti, via Rivoli tra via Note e l'incrocio con via Montegrappa, via dei Mulini tra via Note e via Cavour, via Gandhi in entrambi i lati in prossimità dell'intersezione con interno via di Nanni, ed è in corso il rifacimento del piano viario e realizzazione di nuovi marciapiedi di strada Gerbido, sono attualmente in corso. Per quanto concerne la programmazione dei prossimi interventi, siamo in attesa della presentazione del progetto esecutivo da parte dello studio professionale di rifacimento della bialera e della fognatura bianca di via Geritti, che verrà poi approvato definitivamente da parte della giunta e quindi poi si affideranno i lavori. È in corso la redazione del progetto affidato al professionista tecnico incaricato di manutenzione delle strade dell'8B, che prevede diversi interventi, quindi rifacimenti di pavimentazione ammalorata dei marciapiedi di strada Stupinigi, da via Gobetti a strada Circonvallazione Esterna, la realizzazione dell'aiuola di spartitraffico nell'intersezione di via Freius via Montegrappa a protezione dei pedoni, l'allargamento dell'area verde in via Freius antistante il giardino Turati per consentire lo sviluppo delle radici affioranti dei pini marittimi che hanno ammalorato tutta la pavimentazione, la messa in sicurezza della sponda cedevole di strada Regione Bronzina in prossimità dei civici 2, la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati presso l'intersezione tra via Castellazzo e via Filzi, del tutto simili a quelli realizzati in via Roma ad agosto nell'ultimo periodo. Una nuova piattaforma e rifacimento di quelle esistenze con gli attraversamenti pedonali in strada Volvera antistante le scuole, ed è in corso di programmazione l'intervento in messa in sicurezza di Largo Maranello e in corso di programmazione del progetto di manutenzione strade l'8C. Sapete che noi ci muoviamo su lotti, sulla progettazione di diversi lotti, e quindi si è già proceduto con
con il dare il progetto di manutenzione dell'8C. Allora, do soltanto alcune informazioni riguardo alle luci di Natale. Sono contenta di poter affermare che l'investimento, luci, mapping, l'albero parlante, le decorazioni e le manifestazioni contenute nel programma natalizio 22-23, con le discese del Babbo Natale, gli elfi, con la calata della Befana, il cioccolato, il vin brûlé e le letture, sono state davvero un'ottima scelta, in quanto sono state intanto ben graditi dai cittadini orbassanesi e dagli ospiti. Dagli ospiti abbiamo avuto un gran numero di persone che sono venute a visitare Orbassano, sono venute qui durante il periodo natalizio, e con grande piacere ci sono stati fatti una serie di complimenti per gli allestimenti e per l'organizzazione di questo Natale, ci tenevo a dirlo. Il 27 gennaio, nel giorno della memoria, abbiamo celebrato la posa della prima pietra d'inciampo nella città di Orbassano, dedicata a Giuseppe Berrutto, un nostro caro concittadino deportato nel campo di Dachau. Al suo ritorno si è impegnato nella ricostruzione storica e ha portato nelle scuole orbassanesi e non solo la sua testimonianza. Tantissimi sono stati i ragazzi degli istituti di Orbassano, i docenti e il pubblico accorso. Ringrazio tutti per il lavoro e per l'impegno e il gradimento manifestato, che si è riscontrato davvero da una folta presenza. Numerosi inoltre sono stati poi gli interventi svolti nella giornata in occasione del giorno della memoria. Per quanto riguarda il progetto Family, alcune considerazioni sul primo lotto di azione messe in campo, alcune quindi delle politiche messe in campo in questi anni, che sono state poi inserite in quanto a favore delle famiglie e dei bambini all'interno appunto del progetto Family, che sapete essere questo network legato alle famiglie, a cui noi come consorzio, come comune, come consorzio siamo legati, abbiamo aderito. Per quanto riguarda, vi do alcune proprio solo informazioni di massima, per quanto riguarda le misure economiche che riguardano e sono inserite all'interno di questo progetto, vi rientrano il sostegno alle associazioni che aiutano le famiglie. Vi sono altre delle iniziative in accordo con i commercianti e associazioni per l'attivazione di collaborazioni, i buoni di Natale. E le concessioni di contributo a famiglie, nel caso specifico, non assegnatarie dal posto assegnatarie di posto all'asilo nido. Anche i contributi ai frequentanti della scuola civica musicale per promuovere le attività musicali e culturali dei giovani. Per quanto riguarda il settore comunità educanti, abbiamo sempre lo spazio compiti, quindi la gestione attività scolastiche pomeridiane, attività come il Carnevale dei Bambini, fatti in questi anni, la Festa dei Nuovi Nati. Per quanto riguarda il settore ambiente, sport e qualità della vita, sono stati e sono in corso di definizione alcuni spazi allattamento nella biblioteca. Vi è proprio un'area dedicata, al pari del bagno per i più piccolini. Ci sarà anche i fasciatoi che già ci sono nel teatro, e sarà installata anche nel palazzo comunale e nel nuovo municipio, e laddove poi si renderà necessario. I parcheggi dedicati alle mamme e al papà fino al compimento dei 24 mesi del bimbo, che è gratuito per un'ora. La realizzazione, come tutti sapete, del parco inclusivo di via De Gasperi. Ecco, poi in seguito all'interrogazione
che il consigliere Di Salvo ha letto nelle comunicazioni dello scorso Consiglio Comunale del 20 dicembre, quell'interrogazione fatta a sorpresa perché il consigliere le aveva dichiarato di averla mandata poche ore prima e quindi non in nostro possesso. Desidero ricordare che come regola del Consiglio abbiamo sempre detto, condividendo tra persone corrette, che nelle comunicazioni non si riportavano le interrogazioni che non avevano ancora avuto risposta, poiché sappiamo che le interrogazioni seguono un loro percorso definito dal regolamento del Consiglio. Lei però in modo superiore, chiaramente convinto probabilmente di fare chissà quale scoop amministrativo che mettesse in luce le malefatte di questa amministrazione, si è lanciato nella lettura di queste sue considerazioni che francamente stanno su di un pianeta amministrativo che non è il nostro, forse il vostro, magari quello di 30 anni fa, non lo so. Lei afferma, si riporta letteralmente le ultime due parti di questa particolare interrogazione che lei ha letto lo scorso consiglio nelle comunicazioni, considerato che, leggo testualmente, gli atti pubblici indicati nel permesso di costruire precedentemente citati, peraltro tutti stipulati in pari data al 19/11/2021, per le aree oggetto di intervento, prima tra GIMAR e i precedenti proprietari delle aree agricole e dopo tra GIMAR e Vailog delle stesse aree ma con destinazioni d'uso variata, il reale ed effettivo maggior valore generato risultante dalla differenza dei valori dichiarati nei rispettivi atti di vendita sembrerebbe essere di circa 3 volte superiore rispetto a quello determinato dal Comune in euro 578.118,18 per contributo straordinario di urbanizzazione, regolarmente incassati con reversale numero 1561 dell'11 febbraio 2022. Si richiede a tutti i soggetti in indirizzo di verificare con urgenza quanto sopra ed eventualmente provvedere nell'interesse pubblico all'eventuale ricalcolo e contestuale recupero, se dovuto, nei confronti dei soggetti interessati delle minori somme corrisposte da questi ultimi alla città di Orbassano in ordine alla pratica citata in oggetto, ovvero alla reversale di pagamento del contributo straordinario sopra menzionata. Leggo la risposta che le è stata inviata, formulata dal dirigente dell'urbanistica, l'architetto Lorenzo De Cristofaro, che ha gestito, mi permetto di dire in modo cristallino e pragmatico, tutta la vicenda della pratica di insediamento dello stabilimento di Amazon di prossima portura sul nostro territorio. Do lettura della risposta del dirigente che le è stata inviata. Buongiorno, per quanto di competenza riferisco quanto segue. La disciplina vigente sulla materia oggetto dell'interrogazione, ovvero quella relativa al contributo straordinario di costruzione, è recata dal DPR 380/2001, dalla DGR numero 22/2974 del 29/2/2016, determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, come integrata con DGR 29 marzo 2019, numero 55/86/66, nonché dal vigente regolamento comunale in materia di contributo di costruzione. La disciplina medesima presenta le seguenti caratteristiche. Si tratta di un particolare tipo di contributo di costruzione introdotto nel 2014 che va ad integrare quelli ordinari, oneri di urbanizzazione e costo di costruzione, nel caso in cui venga presentata un'istanza di variante o di deroga al PRGC. La ratio, stabilita al comma 4 dell'articolo 16 del citato DPR, è quella di prevedere un contributo aggiuntivo da corrispondere al Comune parametrato sul 50% del maggior valore generato dall'intervento proposto. Detto maggior valore, riporta la norma statale, deve essere calcolato, non determinato ex post in base agli atti di vendita intervenuti sugli immobili. Nota di redazione. La Regione Piemonte,
sulla base delle proprie competenze fissate dalla legge attraverso la DGR sopra richiamate, ha stabilito un metodo di calcolo del contributo straordinario che l'operatore privato deve versare al Comune. Di seguito un estratto della DGR 29 marzo 2019, numero 558666, integrativa della DGR numero 22.2974 del 29.2.2016, allegato A1, al punto 4, riporta contributo straordinario, definizione delle modalità di calcolo e ambito di applicazione. Il contributo straordinario, introdotto dalla lettera D ter, comma 4, articolo 16 del DPR 380/2001, è applicato agli interventi su aree o di immobili che richiedano, per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico edilizio, l'approvazione di specifiche varianti ai piani urbanistici vigenti o al rilascio di deroghe ai sensi della vigente normativa di settore o l'approvazione di varianti ai piani urbanistici. Il contributo è applicato non solo nel caso in cui le varianti o deroghe abbiano ad oggetto l'attribuzione di maggiori potenzialità edificatorie, ma anche nel caso in cui tali procedimenti riguardino cambi della destinazione ed uso di edifici o di aree. Modalità di calcolo. Per il calcolo del contributo straordinario di urbanizzazione si applica il metodo analitico del valore della trasformazione pari alla differenza tra il valore di trasformazione dell'immobile calcolato in base all'edificabilità prevista dalla proposta di intervento e il valore di trasformazione del medesimo immobile calcolato in base all'edificabilità della disciplina urbanistica previgente. In conclusione, il contributo straordinario è uno speciale tipo di contributo di costruzione che al pari degli altri deve essere determinato preventivamente, ovvero nella fase istruttoria delle pratiche urbanistico-edilizie, sulla base di parametri e criteri stabiliti dalle regioni. Il Comune di Orbassano si è attenuto a tali principi e disposizioni, determinando conseguentemente il corrispondente contributo straordinario. Va aggiunto e precisato che non è previsto da alcuna norma o disciplina che i comuni procedano ad esami, ricerche e o verifiche in ordine agli effettivi valori scambiati tra gli operatori privati circa le aree interessate dagli interventi. Restando a disposizione per ogni chiarimento o ulteriore evenienza, porgo cordiali saluti. Mi permetta a questo punto di affermare che le sue insinuazioni fuorvianti e vagamente calunniose nei confronti dell'operato dei nostri uffici, degli operatori e conseguentemente, l'obiettivo è politicamente chiaro, dell'amministrazione sono completamente ciucche. Lei confonde bellamente la norma che le è stata testé ben spiegata nella risposta del dirigente con una direi politicamente morbosa attenzione ai valori scambiati tra gli operatori privati, cosa da cui questa amministrazione si tiene ben lontana da andare a verificare, a differenza sua o di chi collabora con lei. Ci stupisce inoltre che nonostante lei abbia avuto tutta la documentazione del SUAP presentato in Regione, che comprendeva anche il calcolo analitico con tutti i punti previsti nell'allegato A1 della DGR regionale del 29 marzo del 2019 riguardante il contributo straordinario perfettamente quantificati, se ne esca con delle allusioni così strane. Guardi, la tecnica di insinuare il dubbio, ripetendo poi più volte sarei ben contento di sbagliarmi per defilarsi dalla presunta accusa di tentativo di diffamazione politica, è una tecnica vecchia, ormai in disuso. Oggi vanno di moda le lettere anonime, quelle di cui citava prima il Presidente nel suo intervento rispetto alla Corte dei Conti. Sì, ok, grazie. Grazie, signor Sindaco. Altri interventi a riguardo, comunicazioni? Prego, Intino. Grazie Presidente, buonasera a tutti, saluto il Sindaco, il Presidente, il Segretario,
la giunta, i consiglieri comunali, le forze dell'ordine e il pubblico in sala e da casa. E io volevo riportare invece all'attenzione del Consiglio le ormai famose problematiche inerenti al nido comunale scaturite a seguito del nuovo regolamento e delle delibere seguenti. Durante il Consiglio comunale di settembre del 2022 riportavo le lamentele di diversi genitori circa il taglio dell'orario, il taglio del pasto, il tempo ridotto e l'aumento della retta. Il taglio del pasto, preciso, riguarda solo il servizio a tempo parziale. Ci veniva risposto dall'amministrazione che non risultano problemi se non pochi casi. E inoltre in quell'occasione apprendiamo con sorpresa che i tagli e gli aumenti ora si chiamano razionalizzazioni. La questione è stata poi giustamente portata e affrontata dai genitori nelle riunioni del comitato di gestione del 4 di ottobre e del 2 di novembre. E a fronte delle rimostranze e delle richieste di ripristino dei servizi, l'assessore risponde che eventuali proposte dei genitori devono pervenire tramite petizioni o raccolte firme. Infatti le richieste di modifica del servizio devono essere manifestate dalla collettività al fine di poter essere accolte. A valle di questo, quindi, i genitori si sono organizzati autonomamente e hanno fatto una petizione in cui chiedono la risoluzione delle problematiche evidenziate. Preciso che tale proposta ha raccolto 170 adesioni, ma non è ancora stata consegnata all'amministrazione, quindi può starci che l'amministrazione non ne sia a conoscenza. Ma perché non è stata consegnata? Perché nel frattempo sembrava diventata concreta la possibilità di un incontro tra i genitori e la sindaca. Preciso che ad oggi non risulta, nonostante siano passate diverse settimane e diversi solleciti, non risulta ancora stato perfezionato questo incontro, e non certo per indisponibilità dei genitori. Anzi, poiché questi sono una trentina, quindi ben più dei pochi casi scontenti riconosciuti dall'amministrazione, è stata data disponibilità ad incontrarne solo quattro. Ma che sia chiaro, non sono quattro i genitori scontenti, sono una trentina. Questo è quanto mi hanno riferito i genitori, e poi chiaramente il sindaco ci darà la sua versione. A tal proposito vorrei fare una considerazione, perché se i genitori sono scontenti sono effettivamente una trentina, allora questo dovrebbe farvi riflettere su come questa razionalizzazione non sia così buona come ci avete raccontato e quindi meriterebbe di essere rivista. Se invece i genitori scontenti fossero effettivamente quattro o pochi, comunque come viene sostenuto, allora mi chiedo come sia possibile rimanere sordi e non destinare un migliaio di euro al mese in più per coprire un'ora di servizio e un pasto a cinque bambini. Ci stiamo parlando di una decina di euro a bambino al giorno, e tutto questo soprattutto alla luce di un avanzo di amministrazione così importante. E quindi concludo sollecitando la sindaca a rendersi disponibile ad incontrare i genitori quanto prima, ed invito anche i genitori a consegnare la petizione con le richieste, perché è veramente un peccato che queste richieste rimangano inascoltate. Grazie. Grazie consigliere Intino, prego Di Salvo. Grazie presidente, buonasera a lei, alla giunta, ai consiglieri, ai dipendenti comunali, alle forze dell'ordine, al pubblico in presenza e a chi ci segue in streaming. Mi unisco anch'io ai ringraziamenti al comandante, è andato via, ok, che ho avuto modo di conoscere il 27 gennaio in occasione della prima posa d'inciampo, e mi unisco anche ai complimenti per i due agenti Marcatto e Martorana che si sono fatti pregio di questo importante gesto che dà, diciamo, risalto a loro ma a tutta la comunità. E delle brevi comunicazioni, oggi ho segnalato al presidente che ho constatato la presenza di un paio di scarpe appese ai fili della corrente tra via San Rocco e via Marconi, e ho mandato delle foto via mail. L'ho fatto in pausa pranzo perché era l'unico momento oltre la sera, visto che l'altra volta mi era stato detto che la sera era troppo tardi. E come noto c'è sempre il dubbio se questi atti siano una goliardata o un simbolo mafioso, perché è riportato in sentenze che sia così, però avendo rilevato questo fenomeno diverse volte negli ultimi anni ho ritenuto di portarlo all'attenzione del Presidente e stasera del Consiglio, per opportuna conoscenza, in quanto, come detto tante volte, su questi temi la sensibilità è unanime da parte di ciascuno. E sempre
il 27 gennaio, sempre il venerdì 27, ho preso atto che il nostro candidato sindaco del 2018 ha deciso di intraprendere un nuovo percorso politico. A livello personale, mi spiace che non ci sia qui, gli auguro in bocca al lupo. A livello politico è noto che a partire da ottobre 2021 ha iniziato a votare diversi punti all'ordine del giorno insieme alla maggioranza. Contemporaneamente ha smesso di frequentare il circolo del Partito Democratico di Orbassano, che da un anno a questa parte ha eletto all'unanimità un nuovo segretario, Francesco Torchia, che ha ridato slancio al circolo. Per questo motivo la scelta odierna, perché pensavo che l'avrebbe ribadito in consiglio, quindi la scelta del 27 gennaio non sorprende i membri del nostro direttivo, di cui anch'io faccio parte, anche se siamo rimasti un po' perplessi sulle tempistiche della scelta. Capitolo archivio, abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di piccole pratiche edilizie di cittadini orbassanesi che hanno accumulato ritardi incredibili. Ho contattato gli uffici ed è emerso come l'archivista non sia stato sostituito e non è in programma l'assunzione per il 2023, quindi non si prevedono grandi migliorie per i cittadini. Naturalmente chi c'è fa il possibile, naturalmente. Qui si va a sindacare la scelta a monte politica. Non si prevedono grandi migliorie per i cittadini in attesa. Sembra quasi che si sia dato priorità alle pratiche più grosse e si sia scelto di lasciare aspettare le piccole pratiche. Poi arriviamo al tema Amazon. Nello scorso consiglio comunale il presidente mi aveva chiesto di leggere la risposta in consiglio, quindi io l'avevo stampata. Ringrazio il sindaco che l'ha fatto, perché io ho solo 5 minuti, quindi il mio ruolo di consigliere non prevede tutto questo tempo, quindi ringrazio lei per averla letta. Ricapitolando, a ottobre si concludono le conferenze di servizi, a novembre ha luogo la vendita dei terreni agricoli tra privati, dei terreni agricoli dei privati a Gimar, e nello stesso giorno la compravendita tra Gimar e Vailog delle stesse aree, che genera una plusvalenza milionaria. Come specificato dal dirigente, non è previsto da nessuna norma che i comuni procedano a verifiche successive. Ne prendo atto, come ho ribadito anche un incontro successivo con il dirigente. E qua diciamo che se l'altra volta non si poteva fare una comunicazione al consiglio perché è un'interrogazione, stasera l'interrogazione è diventata una calunnia, diciamo insinuazioni vagamente calunniose o completamente ciucche. Quindi l'altra volta era un'interrogazione, non si poteva fare, invece adesso si è trasformata in una calunnia. Quindi delle due l'una: o era una calunnia e allora per assurdo si poteva fare, oppure se era un'interrogazione adesso è diventata una calunnia. E poi l'altra cosa, lettere anonime, io non so cosa c'entra, perché io ci metto la faccia e la firma su tutto quello che faccio, su quello che dico. Comunque, esaminata la parte tecnica, e ribadisco di non aver mai messo in discussione la liceità del progetto, e visto che ha citato lei che il dirigente ha detto che era a disposizione per ogni chiarimento, io l'ho incontrato in maniera pacifica e ho riconosciuto il lavoro tecnico, che non è mai stato messo in dubbio, è stato fatto un approfondimento in relazione al contributo straordinario che ha ottenuto il comune, che è appunto circa l'1% dell'investimento. All'inizio il verbale citava proprio quella cifra omessa di 50 milioni. Ritengo che il comune non abbia esercitato tutta la sua capacità politica, il suo potere contrattuale, per restituire un maggior vantaggio alla collettività orbassanese, perché il valore di un'area può essere intrinseco per una posizione geografica specifica o, come in questo caso, dipendere dalla scelta che la pubblica amministrazione conferisce a quell'area. Quindi, naturalmente, la pubblica amministrazione applica la normativa e nessuno dice che non siano state rispettate le regole, e lo ribadisco. Ma la pubblica amministrazione ha anche un potere contrattuale, visto che la plusvalenza è in funzione del cambio di destinazione d'uso e non per un valore intrinseco, come dicevo prima. Considerando tutti i soggetti privati che sono attori di questo intervento, ho quindi constatato che sul piano politico il comune è stato debole. Probabilmente l'operazione dal punto di vista ragionieristico non fa una grinza, è ineccepibile, ma la politica applicata alla pubblica amministrazione è un'altra cosa. Chiudo dicendo che mi è stato segnalato di via Rosselli che l'asfaltatura e i marciapiedi sono in condizioni non ottimali, ma probabilmente nei prossimi piani di aggiornamento e di rifacimento strade. Grazie. Grazie consigliere Di Salvo. Prego, signor sindaco.
Allora, consigliere, mi scusi, ma io prendo assolutamente le distanze dalle affermazioni da lei teste fatte. L'amministrazione non ha potere o non si arroca il potere di manifestare dei trattamenti differenti dall'uno o dall'altro che viene a, quindi non ha margine di discrezionalità nel mostrare la sua forza politica o il suo potere. Ci sono delle regole ben definite dalla regione o da chi per essa, e l'amministrazione si attiene a quelle regole ben specifiche. Si vede che lei farebbe in altro modo, noi no, trattiamo tutti nello stesso identico modo e siamo ben felici che vengano ad investire nel nostro territorio imprese che portano lavoro e sviluppo, punto. Quindi mi scusi, ma io mi allontano assolutamente da queste sue affermazioni. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Allora, il Comune non va mai a vedere che cosa costano i terreni, perché il Comune non entra in queste perizie fra privati. Oltretutto, i valori che sono stati ripresi e riportati nell'allegato che è stato mandato in Regione a verifica da parte della Regione non sono valori di favore politico, sono valori che vengono fuori dalle banche dati di quotazioni immobiliari e da quelli che sono i valori agricoli medi della provincia, su documenti ben definiti. Nessuno si permette mai di fare delle valutazioni politiche su quello che deve pagare la gente. Qui penso di doverle dare ragione a quello che diceva prima, se era un'interrogazione o una diffamazione. Mi sa che era tutte e due. Mi sa che tutte e due, perché questa affermazione che la politica va a fare piaceri oppure a modificare in modo benevolo i conti è un'affermazione calunniosa, se ne renda conto. Cioè, non si può dire una roba del genere e affermarlo in consiglio comunale, in streaming con i cittadini a casa che ascoltano. Questo è l'inserimento del dubbio, glielo diceva il sindaco prima. Io non accetto che nel consiglio comunale che gestisco io si venga qui a inserire dei dubbi del genere. Assolutamente no, ma non esiste. Allora, la sua interrogazione partiva da un presupposto completamente sbagliato, che era quello di andare a fare la differenza fra quello che chi ha fatto l'operazione immobiliare aveva pagato il terreno e quello che l'aveva venduto. A noi non ce ne frega niente. A noi ci interessa fare le valutazioni in base al decreto legge che ha eletto il sindaco, che permette dei parametri molto fissi di valori immobiliari presi da quelli che sono i valori legali e che si trovano chiaramente sia sui siti preposti e oltretutto in certi casi anche maggiorati proprio per essere più dalla parte del comune che dalla parte dell'altra parte. Quindi questa roba non ha nessun senso, cioè non si può fare affermazioni di questo genere. Cioè lei fa una valutazione, l'imprenditore ha guadagnato, quindi quello che ha fatto l'operazione immobiliare e quindi doveva pagare di più. Ma non è quella la valutazione del contributo straordinario. Il contributo straordinario viene definito proprio anche prima di quello che sono le valutazioni immobiliari, di quelli che sono i conti che si fanno fra di loro. Il contributo viene definito ante l'operazione, perché è un contributo che è assettico. Allora, se uno, per esempio, il proprietario era lui, che cosa ha fatto? Tutto utile quando l'ha venduto. Cioè, è tutto utile. Lei, se compra un alloggio per fare investimento, l'IMU su cosa la paga? Su quanto ha pagato l'alloggio o sul valore catastale dell'alloggio? Cioè, non esiste questa cosa. Cioè, sono due valutazioni che non entrano assolutamente nelle valutazioni amministrative. La parte amministrativa, a parte che non è la parte amministrativa politica, che segue direttamente queste cose, ma è l'ufficio e c'è una dichiarazione del dirigente dell'ufficio che non viene assolutamente influenzato dalla parte politica, dice mi raccomando, faccio un prezzo buono perché sono degli amici. Ma noi stiamo scherzando. Queste sono idee di qualcuno che viveva 30 anni fa. Sono idee di qualcuno che viveva 30 anni fa queste cose qui. Non esistono. Ma queste sono delle affermazioni che mi permetto di dirlo.
possono essere anche identificate come asfaltazioni calunniose, perché veramente si insinua il dubbio, della popolazione che ascolta che la politica possa fare dei piaceri, perché valuta con dei parametri un po' diversi a seconda se uno c'è un altro. Non è così. Questi parametri sono definiti e concordati con la regione, anzi derivano da una DGR regionale che pone dei limiti, e vengono applicati i limiti massimi di solito in questo caso, come è stato fatto. Quindi laddove c'era da applicare il 3 o il 5, è stato applicato il 5. Quindi queste cose, facciamo attenzione ad affermarle, perché siamo in un consiglio comunale, cioè siamo di fronte alla gente che ascolta. Cioè non si può insinuare il dubbio su queste cose qui. Scusate se ho fatto questo intervento, ma io devo essere garante in questo consiglio, devo essere garante di queste cose. E quindi ho anche una responsabilità di fronte ai cittadini che ascoltano. Non si possono dire certe cose. Se si dicono, si vada in procura a dirle. Se qualcuno ha dei dubbi sull'operato delle amministrazioni, di qualcosa, vada in procura a dirlo. Possibilmente non con lettere anonime. Possibilmente. Come hanno fatto con me con la Corte dei Conti, facendomi perdere 2 anni di tempo a corrergli dietro. Ci vuole serietà. Ci vuole serietà. Altre comunicazioni? Prego, Falcione. Sì. Buonasera, grazie Presidente. Premesso che concordo sulle cose che lei ha detto, dove mi dissocio, ma ho manifestato altre volte questo mio pensiero, questo continuo attacco agli imprenditori che diventano ricchi quando investono dei soldi, lo trovo abbastanza ridicolo. Detto questo però Presidente, lei mi perdoni, ma io stasera vorrei rimproverarla tra virgolette. Queste comunicazioni che diventano tutt'altro che comunicazioni, forse dobbiamo mettere fine a questa cosa, perché se le comunicazioni sono interrogazioni, il Consiglio Comunale dura 3 volte di più di quello che dovrebbe durare. E visto che stasera abbiamo un Consiglio molto corposo, io sinceramente, questo lo dico a livello personale, non mi sento disponibile a stare qui fino alle 2 di domani mattina, perché devo subirmi qualcosa che va fuori da quello che è il regolamento di questo Consiglio Comunale. Quindi, se vogliamo accettare le interrogazioni, lo votiamo e dal prossimo Consiglio saranno accettate le interrogazioni. Diversamente, una comunicazione deve essere un qualcosa dove io trasferisco a questo Consiglio quello che può essere qualcosa che non funziona, ma mi limito a trasferire l'info, non a formulare la domanda, dove ovviamente il sindaco avrà tutta la discrezionalità, il titolo per rispondere se ne ha voglia, però il modo in cui viene formulata la comunicazione, il filo è veramente sottile fra quella che potrebbe essere l'interrogazione. Siccome non siamo nuovi a queste cose, io sinceramente stasera non ho voglia di subirle. Grazie Presidente, mi scusi. Grazie Fassone, dopo. Altre comunicazioni? Lapsus freudiano. Altre comunicazioni. Prego, Pino. Vai. No, non toccare più. Okay. Buonasera a tutti, buonasera al sindaco, al presidente del consiglio, ai consiglieri e assessori, al segretario comunale, ai dipendenti pubblici e un ringraziamento particolare perché grazie al loro lavoro ci permettono di arrivare al compimento di questo consiglio comunale, quindi un ringraziamento che è sempre da fare. La mia più che altro è sollecitare una comunicazione che avevo fatto in precedenti consigli comunali e riguarda un po' la sicurezza. Ne avevo parlato anche con l'assessore Loparco. Per quanto riguarda in merito al percorso sia pedonale che stradale per recarsi presso una struttura che è commerciale che è stata aperta pochi giorni fa, che è il McDonald's qui a Orbassano. Avevo già fatto quindi questo intervento e volevo capire, so che il mio è un intervento propositivo perché so che già ci eravamo parlati e quindi si erano fatti già dei percorsi. Volevo solo poi chiedere a che punto erano questi percorsi, perché si parla della sicurezza di chi si reca in questa struttura. Siccome c'è una strada che è molto percorsa a velocità importante, quindi il fatto che questi ragazzi o anche persone adulte si recano in questa struttura, è giusto che abbiano una sicurezza per recarsi in questi posti. So che c'era un problema di illuminazione al di là della velocità delle auto, quindi proprio il percorso, so che stavano facendo delle barriere o altro. Quindi ecco, volevo solo chiedere a che punto era il tutto per la sicurezza. Grazie. Grazie consigliere Raso. Chi parla tu? Va bene. Assessore Marocco, prego.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Proprio volevo solo rispondere nel merito della questione al consigliere Raso. Allora abbiamo fatto dei sopralluoghi con l'assessore Loparco e con gli uffici. Allora in prima istanza adesso abbiamo sistemato la cosa che era, diciamo, più semplice, che era il discorso della pulizia, quindi sono stati installati dei cestini lungo il percorso di via Marconi. È allo studio diciamo il discorso della sicurezza. Da una prima valutazione che abbiamo fatto, gli interventi da fare saranno illuminare, diciamo, in maniera migliore il tratto che c'è di via Marconi e gli attraversamenti chiaramente pedonali sempre su via Marconi. E una seconda idea che era venuta fuori in fase di sopralluogo era di realizzare dei passaggi pedonali protetti, quindi lungo la strada che c'era mettere delle barriere fisiche, diciamo più o meno dove c'è l'altezza del benzinaio, ecco, su tutta quella parte lì, in maniera tale da poter proteggere il passaggio pedonale. Poi sappiamo come sono i ragazzi, non è detto che ci passano, però la questione ci sta molto a cuore, l'abbiamo già valutata. Chiaramente ci sono delle cose che possiamo far prima, ma ci sono delle cose che necessitano chiaramente di più tempo, come l'illuminazione, perché bisogna portare dei cavidotti e un qualcosa di un pelo più lungo. Comunque ce ne stiamo occupando. Grazie. Grazie, assessore Marocco. Prego, signor Sindaco. Allora, solo il consigliere Falsone, che giustamente faceva presente questo aspetto. Io la volta scorsa dissi che avrei letto in Consiglio Comunale la risposta, quindi è stato un adempimento ad una affermazione da me fatta in Consiglio a seguito delle affermazioni del consigliere Di Salvo. In quel momento non ero in grado di poter rispondere, in quanto non in possesso di questa interrogazione, ma mi riservai di dire, proprio di affermare che avrei dato risposta in Consiglio Comunale. Quindi non vi è assolutamente intenzione di cambiare le regole, le interrogazioni rimangono interrogazioni, però l'affermazione la volta scorsa del consigliere Di Salvo mi ha costretta a doverla dare spiegazioni in Consiglio alla successiva occasione. Grazie. Grazie, signor Sindaco. Allora, a chiarimento sollevato da consigliere Falsone, che è giusto mettere un attimino in chiaro come funziona la questione delle interrogazioni. Si va all'articolo 24 del regolamento del Consiglio Comunale, al comma 3. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate al Presidente e sono sempre formulate per scritto e firmate dai proponenti. Il Presidente ne trasmette copia al Sindaco, richiedendo lo stesso di dare risposta agli interroganti o interpellanti nei termini di cui al comma successivo. Il Sindaco o l'assessore da lui delegato risponde entro 30 giorni alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentato dai consiglieri. Le risposte sono date di norma in forma scritta e vengono trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato da ciascun consigliere, ovvero consegnate in forma cartacea su richiesta dei consiglieri. La risposta è trasmessa a mezzo posta elettronica anche al Presidente del Consiglio per conoscenza. Nel caso in cui il consigliere interrogante o interpellante non si ritenga soddisfatto della risposta ricevuta, lo stesso può richiedere, con istanza motivata, che l'interrogazione o l'interpellanza sia inserita all'ordine del giorno del primo consiglio successivo alla richiesta. Se il consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione o l'interpellanza e la relativa risposta sono comunicate per riassunto al consiglio alla prima adunanza nel corso della trattazione delle interrogazioni e interpellanze, quindi non certo nelle comunicazioni prima ancora che la maggioranza o io lo riceva. Quindi il consigliere Di Salvo mi aveva detto l'altra volta che me l'aveva mandata nel pomeriggio dopo il lavoro, sbaglio, no? Sì, in serata. Sì, esattamente alle 8:15, mentre lei era in consiglio qua. Succede. Alle 8:15 io ho l'email che ho qui, il 20-12-2000,
e 22 alle ore 20:15 e 04 il messaggio del consigliere Di Salvo che mi manda l'interrogazione praticamente mentre veniva letta quasi in tempo reale in consiglio. Prego consigliere, ci sono date scritte, non è che... Prego. Voglio sindacare sull'orario della PEC, volevo a parte rispondere al consigliere Falsone che io sono stato nei 5 minuti, poi sono sforato qualche secondo. L'interrogazione l'ho detto che l'ho mandata prima di uscire di casa, se in quel momento non prendeva internet e ha ritrovato la rete quando ero qua, di certo non mi sono messo a scrivere mentre parlavo perché diventa difficile, quindi magari il server l'ha consegnata a quell'ora, però penso che tutti abbiate avuto casi in cui si manda la comunicazione, manca la rete e arriva in un secondo momento. Ciò non toglie che io in quella sera ho fatto una comunicazione ai consiglieri. Comunque, andiamo oltre, grazie. Era un'interrogazione, diciamolo chiaramente. Faremo una rimostranza ai titolari delle reti internet se ci sono dei disservizi di questo genere. Procediamo, ci sono altre comunicazioni? Allora, passiamo al primo punto all'ordine del giorno, se lo trovo. Sì, allora magari facciamo l'esposizione, tutta l'esposizione, poi dopo votiamo. Sì, no, aspetta. Allora, dammelo qua che io non ce l'ho. Allora, il primo punto all'ordine del giorno, ma ne avevamo parlato nella capigruppo, che dal punto 3 al punto 9 si faceva un'unica esposizione, poi chiaramente si votano separatamente. Allora, un attimo che ci attrezziamo. Allora, cominciamo con l'illustrazione. Sì, arriva. Arrivo. Mi preparo solo. Allora, gli obiettivi principali del bilancio di previsione 2023 sono tre. In particolare lo sviluppo, opere e azioni da progettare e realizzare previste nel bilancio 2023. Per quanto riguarda i lavori pubblici, mantenere e valorizzare la cura del verde nei parchi e nei giardini, incrementando gli interventi di sistemazione del verde e dei cimbi. Intervenire sulla riqualificazione dell'area del Sangone attraverso la realizzazione del Parco Avventura, già finanziato da bilancio. È un progetto questo generale che comprende più fasi. Come dicevo, la realizzazione del Parco Avventura, che è già finanziato da bilancio, una pista di mountain bike e un parco per la disabilità. Procedere poi alla ristrutturazione del palatenda per renderlo multiuso e fruibile, sempre. Completare la sistemazione dell'archivio storico sotto l'ex anagrafe e realizzare l'archivio storico valorizzato dalla sovrintendenza al primo piano dell'edificio comunale lato via Cesare Battisti, quindi per quelli che sono i volumi storici, esatto, dalla nascita del comune, insomma, quelli di alto valore storico. Accompagnare la realizzazione delle opere viarie regate al PEC di via Genova. Completare gli arredi del vecchio municipio e procedere all'inaugurazione. Assegnare i locali dell'ex Cotolengo e procedere all'inaugurazione. Procedere alla ristrutturazione del CPI, del Centro per l'Impiego, di Strada Rivalta in accordo con la Regione,
cui abbiamo ricevuto finanziamenti, impostare il recupero della vecchia piscina comunale per adibirlo a impianto sportivo, procedere al recupero funzionale dell'area su Via Freius facente parte del bocciodromo, realizzare una nuova batteria di cellette del cimitero comunale, mantenere la manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per garantire la sicurezza degli studenti, progettare l'acquisizione dell'area di completamento del parco in legno Giusti verso il ponte sul Sangone lato Rivalta, aprire la rotonda di Via Agnelli, sappiamo che questo è un intervento di urbanizzazione Amazon, realizzare le piantumazioni lungo la pista ciclabile alla discarica Gonzole e al parco urbano di Via Calvino, anche questi sono interventi di compensazione Amazon, procedere all'adeguamento sismico e antincendio della scuola media Enrico Fermi in base al progetto in corso, procedere all'adeguamento sismico e antincendio della scuola materna Peter Pan in base al progetto in corso, procedere all'individuazione di un'area o di un locale da adibire a scuola materna durante i lavori di adeguamento della materna Peter Pan, procedere alla riparazione o sostituzione dei giochi bimbi che lo necessitano, procedere con la ristrutturazione completa di alcuni giardini, con interventi di manutenzione straordinaria sulle strade, marciapiedi e dossi, così come già detto in precedenza nelle comunicazioni, procedere con la partecipazione ai bandi del PNRR per la ristrutturazione dell'ex bocciofila nell'area GTT, procedere alla partecipazione dei bandi del PNRR per l'adeguamento dei locali dietro l'elementare Anna Frank per adibirli a scuola materna, se non sono bandi PNRR saranno altre tipologie di finanziamenti o di bandi che usciranno, procedere alla partecipazione dei bandi del PNRR per la realizzazione del palazzetto polifunzionale, procedere alla partecipazione dei bandi del PNRR per il parco avventura e pista di mountain bike in area Parco Sangone, completare la piantumazione di 17.000 metri quadri in zona Parco del Sangone in base al bando acquisito con Città Metropolitana, procedere con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico sull'elementare Gramsci, completare l'abbellimento dell'area di Via Nazario Sauro fronte all'ex Cotolengo, procedere con la sostituzione delle lampade con lampade a LED nel plesso scolastico Rodari, la realizzazione di un nuovo blocco di cellette al cimitero, completare la sostituzione dell'illuminazione pubblica con lampade a LED nella zona R6 Sud e alcune vie rimanenti, completare la procedura di acquisizione di via Manzoni per la sistemazione del manto stradale, completare la realizzazione dell'urbanizzazione di via Don Febraro, sono le ultime opere, completamento della rotonda di strada Volvera con l'SP6, realizzare dei nuovi attraversamenti pedonali rialzati in strada Torino, via Castellazzo, strada Volvera e rifare quelli ammalorati, adeguamento in accordo con la Città Metropolitana della palestra Maldis Raffa per il pubblico, proprio in questi giorni abbiamo avuto un riscontro da parte dell'ufficio, stanno vagliando i progetti e poi ci faranno sapere come poter agire per fare il convenzionamento e definire quindi i lavori per l'apertura al pubblico. Ultimare l'arredamento della nuova biblioteca comunale, adesso torno su. Rifacimento del tappeto del campo da basket alla bocciofila Quenda di Via Freius, l'ampliamento della bocciofila Bandiera di Via Fratelli Bandiera, ultimare l'arredamento della nuova biblioteca comunale, progettare l'adeguamento sismico ai vigili del fuoco della materna Collodi, progettare l'adeguamento sismico e ai vigili del fuoco per la scuola materna Andersen, partecipare al bando regionale prossimo con un progetto per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici e la realizzazione delle comunità energetiche, installare sul territorio alcune postazioni di colonnine elettriche. Per quanto riguarda le strutture sulle quali si sta facendo il progetto per l'efficientamento è il nuovo palazzo comunale, la scuola Cesare Pavese, la scuola Enrico Fermi, la scuola Gramsci, la scuola Peter Pan, la scuola Leonardo da Vinci, la scuola Andersen, l'azienda San Giuseppe. Per quanto riguarda l'urbanistica,
collaborare con Città Metropolitana per realizzare una nuova rotonda nei pressi della Cascina Gonzole sul lato Beinasco, licenziare il PEC dalla GTT e acquisire la vecchia stazione del Trenino e l'area circostante, licenziare il PEC di via Cittadella, licenziare il PEC di via Fabio Filzi, licenziare il PDR di Cascina Gonzole, impostare il PEC Sant'Anna, licenziare il PEC di Guercio, impostare il PEC di via Malosna. Le azioni: collaborare con gli enti preposti per una rapida e funzionale esecuzione dei lavori della nuova linea SFM5, continuare ad ospitare il centro per l'impiego nei locali di via Molini 1, a seguito dei lavori di ristrutturazione nei locali di nostra proprietà in strada Rivalta utilizzati dal centro per l'impiego, la continuazione degli inserimenti lavorativi e dei cantieri di lavoro, la continuazione dei finanziamenti alle scuole e di sostegno al disagio, continuare a finanziare il fondo triennale per i condomini per il contributo alla videosorveglianza, la continuazione dei contributi alle associazioni culturali e sportive, organizzare per il 2023 nell'ambito dei rapporti di gemellaggio con l'EUC degli scambi a valenza sportiva e culturale per quanto sarà possibile. In materia di sicurezza, l'incremento della sicurezza sia stradale con il completamento dei lavori di installazione delle nuove telecamere per la sorveglianza degli accessi all'abitato, l'espletamento della gara per l'installazione di due rilevatori di velocità sull'SP6 e sull'SP142. Qui parlavamo prima della realizzazione di un nuovo blocco di cellette nel cimitero, la zona esatto che viene evidenziata è proprio quella che c'è vicino all'ingresso sulla via che porta, è lato campo sportivo, esatto. Quindi in quell'area lì, entrando sulla destra, sulla sinistra vi sarà la realizzazione di un nuovo blocco di cellette. Possiamo vedere, così come è messo in campo, la realizzazione di nuove aree cani nelle zone che si renderanno necessarie, quindi come l'area di via Cervetti fatta realizzata da poco, con tra l'altro con dei giochi per i nostri amici a quattro zampe, la realizzazione degli interventi di arredo urbano, ad esempio il Borgo Vecchio. Qui abbiamo voluto dare ristoro a quello che era il borgo urbano, il primo borgo in cui è nato Orbassano. Un altro esempio di arredo urbano è la rotonda di via Freius. Non sono broccoli, ma sono rami, è l'albero della vita con i rami, non sono broccoli. Sì, è una scultura ben chiara, e tra l'altro un tronco che era stato recuperato ed è stato scolpito appositamente, creando appunto l'albero della vita, con questa espressione che dà il benvenuto, accoglie le persone sul nostro territorio. Quindi i broccoli li mettiamo sulla pasta, diciamo che sono veramente molto buoni. Interventi sulla viabilità, ad esempio i dossi di via Roma, così come quelli che ci sono in via Roma, abbiamo effettivamente trovato questa modalità che è bella e non ha l'inconveniente della pietra, quindi non si rompe con la stessa fragilità con cui invece una pietra può rompersi a seguito di sollecitazioni. Interventi di manutenzione nelle scuole, ad esempio i bagni dell'asilo nido sono stati completamente rifatti e ci saranno altri. Dei nuovi interventi di sistemazione delle strade marciapiedi, come ad esempio il tratto di via Alfieri. Qui possiamo vedere come le radici avevano sollevato tutto il manto stradale. Beh, sono state risistemate tutto, sono state piantumate, laddove mancavano sono state sostituite, e invece qui sono state nuovamente, come si vede, la sistemazione del tratto, sono state proprio ridisegnate e riportate nel loro habitat per poter crescere nuovamente in serenità, insomma, continuando la loro crescita.
la sistemazione dei marciapiedi, perché poi quel tratto lì è stato completamente sistemato e così si procederà anche in seguito. La sistemazione strade, ad esempio strada Gerbido, anche quello è un altro bel intervento che è tuttora in corso. Un altro obiettivo di questo bilancio è il contenimento dei costi. Le tariffe per le mense, per gli asili nido, come tutti gli altri servizi a domanda individuale, sono invariate e in 15 anni hanno subito un solo incremento nel 2020 del 5%, inferiore al calcolo dell'adeguamento Istat dei 12 anni precedenti. Il contenimento della tassazione, un altro obiettivo, l'obiettivo principale dell'amministrazione è sempre quello di contenere la tassazione in continuità con quella che è la filosofia degli anni precedenti per quanto riguarda le tariffe IMU e mantenere immutata l'addizionale comunale IRPEF al 5 per 1000. Bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altri, i bandi del PNRR che verranno chiaramente portati avanti, nascono in parte nel 2022, ma avranno la messa a terra nel 2023 e nel 2024 fino al 2026, perché sappiamo che entro il 2026 dovranno essere chiusi e rendicontati, cosa non semplice che darà un lavoro estremamente oneroso agli uffici. Acquisiti come finanziamento da realizzare o realizzati saranno il centro per l'impiego con una ristrutturazione per un importo di 1.530.000 euro. Il pagamento con la ristrutturazione importo di 1.270.000 euro. La scuola media Enrico Fermi con l'adeguamento sismico e i vigili del fuoco l'importo di 1.197.000 euro. Scuola materna Peter Pan, l'adeguamento sismico ai vigili del fuoco per un importo di 1.300.000. Il nuovo asilo nido in zona Arpini, una nuova costruzione per un importo di 1.150.000 euro. Il relamping della scuola Fermi, la scuola elementare Pavese ed elementare Gramsci per un importo di 390.000 euro. Questi sono stati realizzati e la Gramsci la faremo adesso. Finanziamento delle telecamere, questo è un finanziamento, come dicevo, del Ministero degli Interni agli accessi dell'abitato per un importo di 150.000 euro, questi sono soldi nostri, e il contributo del finanziamento strade per un importo di 125.000 euro. I bandi del PNRR a cui l'amministrazione intende partecipare o ripresentare nel 2023: la nuova scuola materna nel presso Amal di Sraf, la ristrutturazione con l'adeguamento sismico e ai vigili del fuoco per un importo richiesto di 750.000 euro, il parco avventure, la pista di mountain bike in area Parco Sangone, un impianto sportivo a livello sovracomunale, un importo richiesto di 1.040.000, la ristrutturazione dell'ex bocciodromo in via Neghelli, impianto sportivo e di adeguamento sismico, importo richiesto 1.510.000 euro, il palazzetto polifunzionale, quindi di nuova costruzione, un importo richiesto di 7.200.000 euro. Possiamo vedere il progetto del nuovo asilo nido nel quartiere Arpini. La scuola media Enrico Fermi, quindi l'adeguamento sismico, i vigili del fuoco e il relamping delle luci a LED. La scuola materna Peter Pan, anche qui l'adeguamento sismico, i vigili del fuoco, vedete che sono scuole molto belle, ma che richiedono interventi importanti per la riqualificazione e messa in sicurezza. La scuola elementare Cesare Pavese, il relamping a LED, il rifacimento completo del palatenda, che sarà un palatenda completamente diverso rispetto a quello che è. Ricordiamo il centro per l'impiego, il rifacimento completo, anche questo sarà una ristrutturazione completa. Un altro aspetto importante per quel che ci riguarda sono le manifestazioni, le iniziative, quelle da riproporre, siano esse quelle istituzionali che a forte valenza locale. Per noi è importante alcune foto del 4 novembre, il mitragliamento
del Trenino, il 2 giugno, la festa della Repubblica, potete guardare e vedere il numero di persone, il gradimento che c'è stato, è stata veramente una bellissima ricorrenza, una bellissima. Le nuove iniziative sulla legalità, come la bacheca per in Piazza Falcone e Borsellino, le iniziative come le frecce tricolore, le frecce tricolori, ecco, un tributo al capitano Marocco, Pony 6, riconfermato Pony 6 nelle frecce tricolori, un nostro concittadino nonché cugino del nostro assessore vice sindaco. Le nuove iniziative teatrali, quest'anno abbiamo avuto alcune nuove iniziative, alcune associazioni sono tornate a lavorare a seguito del, a riprendere insomma la loro attività lavorativa culturale a seguito del Covid, che era stata sospesa a causa del Covid. Per noi è importante mantenere il cinema gratuito al sabato sera, mantenere anche il cinema d'estate all'aperto, anche questo è un obiettivo importante. Abbiamo visto che la cittadinanza, le famiglie l'hanno accolto con grande piacere. Le ristrutturazioni completate, e quindi verranno messe a disposizione della cittadinanza nel 2023, a brevissimo. Interventi di ristrutturazione eseguiti con il finanziamento del bando delle periferie. Il vecchio municipio, quindi il rifacimento del vecchio municipio, il campanile, che è stato finanziato per 1.700.000 euro. E l'area dell'ex Cotolengo finanziato per 1.600.000 euro. Procederemo quindi all'inaugurazione del vecchio municipio. Beh, oserei dire, ecco, qui è un esempio chiaro di come è stato, del lavoro che è stato fatto nel porticato, un gran bel lavoro, e poi una panoramica su quella che è diventata la nostra sala matrimoni, la sala di rappresentanza, se ve la ricordate, guardate com'è oggi, quindi, e non è ancora finita, questo è un... Si procederà all'inaugurazione dell'ex Cotolengo, è stato fatto un bel lavoro, come potete vedere. È stata recuperata, è stata in realtà proprio ricostruita la parte del porticato che, guardando la foto, la troviamo sulla destra, e il rifacimento completo dell'area interna, della chiesetta, che poi vedremo nelle foto successive, e del cortile con questa magnifica magnolia. E quando lo vedrete è veramente spettacolare. Chiesetta ex Cotolengo, guardate che meraviglia, piccoli gioielli nascosti che vengono riportati alla luce. Aspetto importante, come dicevo prima, le aliquote IMU e TASI, ora sappiamo che è tutto IMU, sappiamo che non può essere superiore all'aliquota massima consentita, che è il 10,6 per 1000. Il 10,6 per 1000 per gli edifici industriali, di cui il 7,6 è di competenza dello Stato. Il 10,6 per 1000 per le seconde case, locali commerciali e artigianali. Il 4,5 per 1000 riguarda l'abitazione principale, le categorie catastali A1, A8, A9, più le pertinenze delle categorie C2, C6 e C7. Il 4,6 per 1000 viene calcolato per i comodati d'uso. Il 4,5 per gli immobili locati con i patti territoriali, sappiamo che la soglia di esenzione è pari a 6 euro
e la scadenza, come al solito, è il 50% entro il 16 di giugno, il 50% entro il 16 dicembre. Il gettito previsto è di 4.400.000 euro. È gratuita certamente per quello che non è considerata abitazione, perché non dovuta, perché considerata abitazione principale o non rientranti in quelle categorie che abbiamo menzionato prima. Le unità, quindi l'IMU non dovuta, è per l'unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa e le relative pertinenze, gli alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, gli immobili di personale delle forze armate, della polizia e dei vigili del fuoco, gli anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero con abitazione non locata, equiparata quindi ad abitazione principale. Per quanto riguarda le seconde case, qui possiamo vedere che è il 10,6, più o meno in linea con quelli che sono gli altri comuni. La Tari è definita, sappiamo che viene sempre definita su bozza, almeno inizialmente, il piano finanziario che poi verrà trasmesso dal COVAR a noi per l'approvazione, che dovrà avvenire poi definitivamente entro il 30 di aprile del 2023. Deve garantire la copertura del 100% del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Vi è la stessa suddivisione fra la quota fissa e quota variabile sulle utenze domestiche e non domestiche. Vengono mantenute le esenzioni e le agevolazioni Tari. Noi abbiamo l'esenzione totale se un ISEE sotto gli 8.000 euro, riduzione del 35% con un ISEE da 8.001 a 11.160. Gli ultra 65enni con un unico componente o con i coniugi anziani da soli con un ISEE inferiore a 13.600 euro, fino a 13.600 euro. L'esenzione o sgravio se in condizioni di licenziamento, di mobilità, di contratto a tempo determinato non rinnovato, applicando quello che è l'ISEE istantaneo e corrente. Le ulteriori agevolazioni Tari per le attività commerciali e artigianali, le attività commerciali e artigianali in zone o in vie limitrofe con lavori in corso, con cause di chiusura al traffico per più di 30 giorni hanno delle agevolazioni. È un'agevolazione in modo differenziato a seconda dell'effettivo disagio subito. Se vi ricordate l'intervento che avevamo dovuto fare in via Torino, in via Alfieri, che per molti mesi aveva tenuto bloccato il traffico e le attività commerciali avevano patito parecchio. Riduzione poste a carico del bilancio comunale, percentuale di sgravio massimo del 50% del tributo se dovuto. Le modalità di pagamento della Tari è un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023 oppure in 4 rate. Entro il 30 giugno, entro il 15 settembre, entro il 31 ottobre, entro il 30 aprile del 2023 con il conguaglio, naturalmente suddiviso e comente, per cui è il 33% in ognuna delle rate. Le modalità di pagamento sono con l'F24 e non è dovuto il pagamento se al di sotto dei 12 euro. Il costo del servizio, qui mi preme sottolinearlo, è un costo importante, per cui sarebbe davvero bello poter averne il massimo dell'efficienza da parte di tutti, visto che le imprese lavorano a sprombattuto e noi insomma le seguiamo, vero assessore? Il costo del servizio 3.758.809. Il gettito totale della tassa è di 4.434.810. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, che sono la refezione scolastica, gli asili nido, il centro culturale, gli impianti sportivi, i trasporti funebri, la mensa dipendenti, i trasporti studenti, come dicevo prima, non hanno subito nessun tipo di variazione, e quelli che saranno i maggiori costi dovuti all'aumento delle materie prime verranno coperti dalla finanza pubblica.
Il costo complessivo dei servizi è pari a 1.952.346,50 con una copertura del 71,05%. Il gettito presunto è pari a 1.387.100. Le tariffe dell'asilo nido, come si può vedere ad Orbassano, il minimo della tariffa è di 64 euro e il massimo, con un ISEE superiore a 18.000 euro, è di 445 euro. Sapete che il gettito, in questo momento non me lo ricordo, vabbè poi lo diciamo dopo, sì. La percentuale di copertura del servizio è il 57,56%. Le tariffe della mensa scolastica, anche qui si può vedere, Orbassano il minimo del pasto sono 0,90 centesimi e il massimo è 4,35 euro. Il costo del pasto a noi è di 5,32. L'addizionale comunale IRPEF, qui si può vedere che molti comuni hanno le fasce, noi non abbiamo la fascia, per noi è una tassa piatta, è un'imposta piatta, e fino a 7.500 euro vi è l'esenzione, poi dopodiché si paga lo 0,50, non sono previste ed è una tassa che permette, scusate, l'addizionale comunale, e ci permette, un'imposta che ci permette di contenere rispetto agli altri comuni di 3 punti rispetto agli altri in meno. Le agevolazioni per l'addizionale comunale IRPEF, naturalmente rimborso secondo i parametri che sono quelli che ormai proponiamo ogni anno, da un po' di anni a questa parte. Per i lavoratori autonomi, rimborso del 100% con il reddito ISEE inferiore ai 4.000 euro, dell'80% con un reddito ISEE dai 4.001 ai 6.000, del 40% con il reddito ISEE tra i 6.000 e gli 8.000. Per i lavoratori dipendenti e pensionati vi è il rimborso del 100% con reddito ISEE inferiore a 8.000, dell'80% con reddito ISEE tra gli 8.001 e i 12.000 e del 40% con reddito ISEE tra i 12.001 e i 16.000. Le linee programmatiche e integrazione degli obiettivi del bilancio 2022 per noi rimangono: mantenere contenute le tariffe dei servizi a domanda individuale, mantenere gli standard adeguati nella proposizione di offerte culturali e sportive, la riconferma e l'aumento della quota pro capite a favore del CIDIS. Sapete che su questo bilancio abbiamo integrato la quota di oltre 90.000 euro. Mantenimento dei fondi a sostegno dei cittadini indigenti, il finanziamento di borse lavoro, l'assistenza e l'aiuto ai cittadini per il pagamento delle nuove imposte laddove si presenta la necessità, gestire le attività culturali e le manifestazioni, ottenere la dismissione dalla GTT della vecchia stazione del Trenino, essendo ormai definiti pressoché quasi tutti i passaggi del PEC, sostegno alle attività di produzione tipica del territorio, che è il sedano, per noi il sedano rosso, le politiche attive per la sicurezza stradale e privata, incrementare lo sport e le attività del tempo libero, possibilmente a temi, questi ogni volta, mantenere i posti negli asili nido e se possibile incrementarli attraverso l'aumento delle convenzioni, eventualmente con nuovi nidi privati, progettare la riasfaltatura delle strade che ne hanno necessità, valutare l'attivazione in punti strategici del wifi pubblico utilizzando le reti per la fibra per le nuove telecamere. Lo sviluppo del concetto del continuo miglioramento della qualità della vita e dell'obiettivo del programma Orbassano senza barriere. Individuazione sul territorio e progettazione di nuove aree CANI. Proseguire la collaborazione con gli enti superiori al fine di portare a termine la realizzazione di importanti progetti come la Torino-Lione, la linea M2 della metropolitana e la circonvallazione di Borgaretto, che speriamo sia addirittura di arrivo.
valorizzare il sistema bibliotecario, già viene fatto veramente molto, sapete, dell'apertura del sabato, in tutta la giornata del sabato, che è davvero anche di gradita dalla cittadinanza. Valorizzare le strutture ricreative e gli impianti sportivi esistenti, valorizzare i centri di quartiere, incrementare per noi l'attenzione alla disabilità. Qui sono alcuni momenti dell'intervento della Di Vittorio, i 7 alloggi, la consegna dei 7 alloggi per i diversamente abili gravi, che insomma sta procedendo ed è veramente un bel intervento, ormai arrivato anche sulle reti nazionali, perché è un progetto davvero, davvero importante. Orbassano, con l'M2, l'SFM5, ecco sì, quella è la parte che riguarda l'SFM5, là, ecco, vicino al San Luigi, vedete il ramo dei binari del San Luigi, la parte relativa invece all'M2 con l'arrivo della stazione pedonale, l'arrivo della stazione per i pedoni vicino al Parco Galileo Galilei, mentre l'hub vero e proprio è vicino al centro ricerche Fiat in quella zona. Questa è la nostra progettazione. E la circonvallazione invece di Borgaretto, che come vedete taglia fuori la parte della frazione, che così diventa veramente un altro snodo per il traffico, per deconcentrare un po' il traffico che in questo momento è importante, il peso del traffico che in questo momento è importante. Sappiamo quali sono i principi del bilancio, i principi dell'unità: il totale delle entrate iscritte in via previsionale finanzia indistintamente il totale delle spese iscritte allo stesso titolo. Il principio dell'annualità, l'unità temporale della gestione è l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'universalità, tutte le entrate e le spese dell'ente devono essere rappresentate in bilancio. L'integrità, tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali ed eventuali altre spese connesse. La veridicità, attiene alla verifica puntuale delle previsioni che devono essere fondate su atti, presupposti individuati e certi, quali la legge, i regolamenti, i contratti, le convenzioni, quindi deve averne titolo. Pareggio finanziario, il bilancio deve essere deliberato in pareggio finanziario, ossia il totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, fare riferimento all'intera gestione del bilancio. La pubblicità, gli enti locali devono rendere conoscibili alla collettività i dati contenuti nei documenti di bilancio. Le entrate e le spese correnti, per quel che riguarda il titolo primo, imposte e tasse, altre entrate tributarie, hanno un importo di 13.387.310. Il titolo secondo, contributi e trasferimenti da Stato, Provincia, Regione e altri, 708.329. Il titolo terzo, tariffe per l'erogazione dei servizi, 5.107.100. Le entrate correnti più gli oneri di urbanizzazione e più parte dell'avanzo vincolato che abbiamo predisposto nell'ultimo consiglio, le entrate correnti sono 18.622.314, gli oneri di urbanizzazione utilizzati in parte corrente 487.500, più l'avanzo vincolato di 470.000 euro. Finanziano spese correnti e rimborso prestiti per 20.160.239. Così ripartite sui servizi istituzionali per 5.638.830, istruzione pubblica 2.647.300, ordine pubblico, sicurezza e soccorso per 1.066.300, cultura e sport per 691.475, viabilità e trasporti per 1.153.000, assetto territoriale e ambiente 3.895.469,
politiche sociali per 2.211.570, sviluppo economico e lavoro per 270.900, rimborso mutui e accantonamento a fondi per 1.825.275, altro, quindi un residuo, per 760.120. Le entrate e le spese in conto capitale, quindi in investimenti, alienazioni beni e cessioni di aree per 786.400, contributo agli investimenti 0, avanzo di amministrazione 0, trasferimenti di capitale 6.669.542. Entrate in conto capitale esclusi gli oneri di parte corrente 7.455.942 più avanzo vincolato di 105.000 euro. Finanziano le spese in conto capitale per 7.560.942. Come servizi istituzionali per 1.027.000, istruzione pubblica per 2.677.500, per il territorio ambiente 80.000 euro, per il settore sociale 1.112.542, per viabilità e trasporti 234.500, sport per 2.424.400, altro 5.000 euro come residuo. Le principali entrate tributarie e patrimoniali previste nel 2023 sono l'addizionale comunale IRPEF, che rimane invariata allo 0,5 per 1000, il gettito previsto è di 1.550.000 euro. La tassa sui rifiuti, la TARI, il gettito previsto è 4.434.810, l'IMU 4.400.000 euro. Il canone unico patrimoniale, in sostituzione, sappiamo, di TOSAP, pubbliche affissioni, gettito previsto 425.000 euro. Sapete che l'avanzo di amministrazione, con una sentenza della Corte Costituzionale del 2017 e il conseguente atto del Governo, è stato sbloccato a suo tempo l'avanzo di amministrazione dei comuni. Ha poi successivamente subito anche degli ulteriori cambiamenti, anche a seguito poi dell'arrivo della pandemia. E, è stato sbloccato l'avanzo che può essere utilizzato però per, appunto, in conto capitale. Non tutto l'avanzo può essere utilizzato, ma solo la parte non vincolata. Il suo utilizzo, per esserne destinato in parte alla realizzazione di nuove infrastrutture necessarie alla cittadinanza, potrà avvenire attraverso la variazione di bilancio, che potrà, quella che poi in più volte abbiamo fatto, che potrà essere effettuata solo dopo la ratifica del bilancio consuntivo, programmata per il mese di aprile, che ne certifica l'importo reale di avanzo. È intenzione di questa amministrazione utilizzarne parte per finanziare alcuni progetti necessari in modo da non gravare con delle rate di mutui sui bilanci futuri. Le spese per il personale sono pari al 27,33% delle spese correnti. Si continuano a portare avanti le assunzioni che riguardano ancora il fabbisogno del 2022, al quale naturalmente verranno poi integrate con le assunzioni relative al 2023, che sono anche quelle che riguarderanno poi i pensionamenti del personale. Sono superiori a quelle stanziate lo scorso anno. Gli incarichi di consulenza, il tetto massimo è sempre fissato in 5.000 euro. Giungo alle considerazioni finali. Questo, come dicevo, è un bilancio di previsione che, come quello del 2022, consolida la voglia di rinascita, mettendo in programma una grande quantità di interventi con tre obiettivi fondamentali. In primo impulso economico, con un'importante ricaduta sulle imprese e conseguentemente sull'economia locale. Dare anche un impulso morale al senso di depressione e di sconforto che pervade sempre di più la nostra società. Intervenire con interventi strutturali per far fronte alle nuove esigenze dei cittadini, agendo sulla manutenzione degli edifici, sui parchi e sui giardini, quindi sul tempo libero. Il contenimento delle tariffe, oltre ad allinearsi a una filosofia adottata da anni, vede una sua forte motivazione nell'ormai diffusa difficoltà economica dovuta all'aumento dei costi legati all'energia. Il programma si concretizza nelle azioni e nel bilancio, mantenendo da un lato fermi gli obiettivi e dall'altro la ricerca continua di nuovi investimenti,
utilizzando i bandi europei, nazionali o regionali e mettendo in atto quelli conseguiti. L'importante opportunità costituita dal PNRR ci spinge a percorrere ogni possibile percorso per finanziare le importanti opere che ancora necessitano ad Orbassano. La forte attenzione alla disabilità, che lentamente dovrà interagire con tutti i settori dell'ente, è un impegno ormai avviato e si concretizza nei vari indirizzi e settori. Il Comune continuerà l'opera di ammodernamento e di realizzazione di nuove strutture necessarie ai cittadini, attraverso quella che è un'attenta gestione delle entrate e delle uscite, con un occhio attento e un rinnovato impegno del recupero all'evasione, dell'evasione. Il nostro grazie va al segretario generale, dottor Gerlando Russo, al dirigente, dottor Marco D'Acri, dirigente del settore, al dottor Paolo Bauducco, funzionario responsabile dei servizi finanziari, a tutto lo staff degli uffici, alla contabilità e tributi, a tutti gli uffici comunali che operano quotidianamente in linea con gli obiettivi del bilancio, agli assessori e ai consiglieri comunali, sia di maggioranza che di minoranza, per il loro contributo, al Presidente del Consiglio, al Presidente della Commissione Bilancio e a tutti i cittadini che con il loro comportamento collaborano per la crescita della nostra città. Guardate la nostra confraternita, chiudiamo con gli uomini, no, le case fanno la città, e di questo siamo fermamente convinti. Grazie. Grazie signor Sindaco per l'esposizione. Apriamo gli interventi sul bilancio. Consigliere Di Salvo, prego. Grazie Presidente. No, solo una richiesta, visto che è stato detto che la discussione è unica, volevo chiedere a lei e al segretario, visto che ho presentato 4 emendamenti, quando devo leggerli? Se dopo la discussione, se subito, quindi chiedo a voi. Grazie. Di quando avete concordato il capogruppo, forse sarebbe bene dare lettura anche degli emendamenti se fa la discussione unica. Grazie, quindi riprendo la parola e do lettura di questi 4 emendamenti. Proposta di emendamento al bilancio di previsione finanziaria 2023-2025. Il sottoscritto, in relazione al bilancio di previsione, propone il seguente emendamento. Togliere 15.000 euro dalla missione 1, programma 6, ufficio tecnico, e aggiungere 15.000 euro alla missione 12, programma 1, interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido. La cifra di 15.000 euro corrisponde a circa l'1% della voce di bilancio ufficio tecnico, che sono spese correnti pari a 1.009.050 euro, previsione di competenza 2023, e riguarda in generale gli uffici comunali, quindi non solo l'ufficio tecnico come potrebbe sembrare. Il risparmio credo possa essere effettuato attraverso una politica di efficientamento energetico del nuovo palazzo comunale. Naturalmente il risparmio non può e non deve in nessun modo intaccare i dipendenti comunali, le cui competenze vanno difese e a cui va garantita continua formazione, né deve intaccare il corretto funzionamento degli uffici, le cui voci sono per lo più vincolate. Qui ribadisco a beneficio del pubblico che tutte le voci del personale, gli stipendi, tutto ciò che serve per lavorare al meglio non si possono neanche toccare come bilancio giustamente, quindi questo macro voce, questo calderone da 1 milione di euro ha tante voci, tra cui anche ciò che riguarda appunto l'energia, e qui si propone un risparmio energetico, un efficientamento energetico anche alla luce del nuovo palazzo comunale, che dovrebbe essere più all'avanguardia di quello precedente, dell'1,5% di tutta la voce di bilancio. Considerando che la Regione Piemonte finanzia il doposcuola di 10 bambini del nido orbassanese, delibera di giunta comunale numero 197 del 2022, per 7 mesi, per una cifra pari a 50.700 euro,
La cifra corrisponde a una spesa mensile di 724 euro al mese per ogni bambino. Quindi 724 euro per 10 bambini per 7 mesi, la Regione ci dà 50.000 euro. Propongo di erogare il servizio a ulteriori 5 bambini e mi riallaccio anche alla comunicazione che è stata fatta dal collega Intino, che in realtà è rimasta lettera morta, sul fatto che ci sono altri bambini, altre famiglie che hanno richiesto il prolungamento dell'orario, ma non sono rientrati nei posti della Regione, perché ce n'erano 10 e sono stati riempiti tutti. Quindi, alla luce delle richieste, ecco, propongo di erogare il servizio di tempo prolungato a ulteriori 5 bambini per gli ultimi 4 mesi dell'anno, marzo-giugno 2023. Quindi riparametrando le stesse cifre della delibera di giunta 197, 724 euro per 5 bambini per 4 mesi fa 14.480 euro. Quindi se l'emendamento passasse ho allocato 15.000 euro, quindi copre a pieno. Poi faccio anche presente che la proposta della Regione è per tutti i comuni. Noi che nel nido comunale non abbiamo il tempo prolungato, abbiamo usato per passare dal tempo pieno a quello prolungato. Ad esempio Rivalta, che è un caso di eccellenza, ha usato i fondi della Regione Piemonte per erogare il servizio dell'asilo nido anche il sabato mattina, ma lì siamo in un altro mondo. Passo al secondo emendamento, andrò molto più veloce perché la voce da cui attingere è la medesima. Anche qui si chiede di togliere 15.000 euro dalla missione 1 programma 6 ufficio tecnico e aggiungere 15.000 euro alla missione 12 programma 5 interventi per le famiglie, quindi sempre l'1,5%. Propongo di destinare 15.000 euro ad interventi per le famiglie in difficoltà, visto il periodo di inflazione e aumento dei costi delle utenze. Passo al terzo emendamento, la voce di bilancio è la medesima, e propongo di togliere 10.000 euro dalla missione 1 programma 6 ufficio tecnico e aggiungere 10.000 euro alla missione 12 programma 2 interventi per la disabilità. Anche qui la cifra di 10.000 euro corrisponde circa all'1%, quindi siamo a 1,5, 1,5, 1, totale 4 per ora. Propongo di destinare la somma di 10.000 euro a interventi per le opere di superamento delle barriere architettoniche all'interno della cornice Orbassano senza barriere. Orbassano senza barriere è un progetto molto bello, purtroppo è stato fatto meno di quello promesso in campagna elettorale. Con questi 10.000 euro certo non si risolve il problema, però in un bilancio che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro mancano proprio delle cifre stanziate in questa direzione, quindi 10.000 euro possono essere comodi per alcune opere, alcune migliorie. Quarto ed ultimo emendamento, la posta di bilancio è la medesima, togliere 10.000 euro dalla missione 1 programma 6 ufficio tecnico e aggiungere 10.000 euro alla missione 9 programma 2 tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Anche qui la cifra corrisponde all'1%, quindi i quattro emendamenti vanno a intaccare un totale di 50.000 euro per un circa 5%. Naturalmente sono presentati scorporati perché l'amministrazione, il Consiglio, ha facoltà di accoglierne uno, due o tutti, e non era un allungare il brodo, ma era per dare la possibilità di esaminare ai consiglieri quattro diversi progetti. E per un efficientamento energetico totale del 5%, quindi non è una cifra esorbitante. E qui l'attuale sistema di raccolta rifiuti a Orbassano e dintorni ad opera della Covar prevede situazioni molto diverse da quartiere a quartiere. In alcune zone, per motivazioni diverse, sono presenti cassonetti dell'immondizia condominiali vista strada che inficiano il decoro urbano e la qualità dell'aria e delle zone adiacenti. Propongo di realizzare un progetto pilota su specifiche aree per realizzare delle isole ecologiche che tutelino e valorizzino la città. Quindi naturalmente non si sta chiedendo di cambiare il funzionamento attuale della Covar, ma laddove ci sono criticità perché i cassonetti sono esterni, sono maleodoranti determinati giorni, soprattutto d'estate, con determinati tipi di raccolta, con questi 10.000 euro partire con dei progetti piloti, come in realtà ci sono anche in Piazza del Peso, sono isolati i cassonetti, e in altri comuni sono anche di più i progetti in corso. Quindi con questi 10.000 euro
far partire appunto un progetto pilota sulle isole ecologiche. Ho concluso la presentazione degli emendamenti, grazie. Grazie consigliere Di Salvo, altri interventi sul bilancio? Consigliere Suriani, prego. Schiaccia. Ok, vai. Grazie Presidente. Come gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle vogliamo intanto ringraziare anche noi, come già fatto dal Sindaco, il personale degli uffici, dirigenti e funzionari per il lavoro svolto per la redazione del bilancio e della documentazione allegata. Io Presidente avevo intenzione di fare riferimento al discorso relativo alle opere di urbanizzazione a favore di edifici religiosi, però forse lo trattiamo poi dopo, quindi posso anche accennarle adesso? Ok, perfetto. No, perché appunto volevo soltanto dire che chiaramente per quanto riguarda la delibera oggetto di discussione relativa a quella della definizione di proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione a favore di edifici religiosi, siamo chiaramente più che favorevoli. Infatti riteniamo che il tetto della chiesa di via Malosnà abbia chiaramente la priorità, la necessità di un lavoro di ristrutturazione, e pertanto riteniamo giusto che la somma di 38.000 euro sia destinata a questa finalità. Sì, le ho viste anch'io le bacinelle in chiesa, esatto, quindi assolutamente deve essere un intervento fatto il prima possibile. In merito ad altri aspetti trattati, invece, mi soffermo soltanto su pochi aspetti, ma che in questo periodo sono sicuramente importanti per i cittadini, visto la situazione economica che tutti noi stiamo vivendo. Parto dall'imposta municipale, quindi meglio conosciuta come l'IMU, l'imposta municipale propria, che anche per quest'anno, come fatto negli anni passati, rileviamo il mantenimento delle stesse aliquote. Rimaniamo dell'idea che, vista l'attuale situazione economica, con l'aumento delle utenze domestiche e delle rate dei mutui che appesantiscono negativamente i bilanci delle famiglie, sarebbe stata opportuna una riduzione delle aliquote stesse, quantificando ad esempio la riduzione del gettito per le casse comunali e coprirlo grazie all'attività di recupero dell'evasione. I cittadini hanno più che mai bisogno di una boccata di ossigeno. Ci sono delle azioni che potrebbero essere fatte, ma che purtroppo questa amministrazione non ha fatto e le priorità sono altre. Priorità, progetti e interventi ben evidenti nel bilancio di previsione oggetto di discussione. Riteniamo anche abbastanza, diciamo così, curioso il fatto che per edifici di categoria A8, A9, A1, quindi sono categorie di abitazioni lusso e signorile, l'aliquota IMU sia al 4,5 per 1000, per il comodato d'uso ad esempio un 4,6 per 1000, mentre per le categorie il 10,6 per 1000, che è comunque il massimo previsto per l'applicazione delle aliquote. Prendiamo come esempio anche poi i servizi pubblici a domanda individuale. Il potere di acquisto delle famiglie negli ultimi anni si è ridotto notevolmente. Il valore dell'ISEE delle famiglie non sempre corrisponde a un reale benessere. Mi spiego, il tasso di inflazione, che a dicembre era pari all'11,6%, che ha avuto come conseguenza un rincaro dei prezzi anche dei beni di prima necessità, il caro bollette, l'aumento dei tassi di mutuo, l'aumento del costo del carburante, eccetera, 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 hanno messo in difficoltà numerose famiglie. Chi lo era prima lo è ancora di più, chi invece non lo era sta iniziando ad esserlo. Questo che cosa comporta? Comporta che ci debba essere un'azione di coraggio, un'azione che possa dare un segnale ai cittadini, magari rivedendo gli scaglioni del valore dell'ISEE, applicando delle tariffe differenti. Come sempre fatto in passato, avete paragonato le tariffe applicate dai comuni vicini, però a me questa classifica sinceramente non mi è mai piaciuta. Il punto infatti non è quello di dire guarda quanto siamo bravi noi piuttosto che gli altri. Il punto è che bisogna attuare delle politiche diverse da quanto è stato fatto sino ad oggi. Ma voi continuate per la vostra strada, date la priorità ad altre cose, date la priorità alla realizzazione
di un parco avventura, ad esempio, con una spesa superiore a 1 milione di euro. E intanto la tariffa mensile dell'asilo rimane di 445 euro per chi ha un ISEE uguale o superiore a 18.000 euro circa. Le riduzioni sono previste al di sotto di questa soglia. Ebbene, sempre per lo scenario economico di cui ho fatto riferimento prima, anche per questo aspetto sarebbe stato opportuno un intervento da parte dell'amministrazione, ma nulla è stato fatto. Grazie al PNRR sono arrivati e arriveranno ulteriori fondi. Tanti lavori importanti potranno essere realizzati nel nostro comune, riferendomi in particolare al ripristino degli edifici scolastici. Si tratta di lavori che comunque dovevano essere fatti. Grazie al PNRR i progetti finanziati hanno un importo complessivo di 4 milioni di euro. Progetti che riguardano la scuola Fermi, la scuola materna Peter Pan, il nuovo asilo del quartiere Arpini, eccetera. Dovevano essere rifatti anche i lavori per la ristrutturazione dell'antica sede del municipio, del campanile e del complesso ex Cotolengo. Anche questi lavori sono stati fatti grazie a dei contributi esterni, in questo caso dai fondi derivanti dal bando periferie. Vi è stato pertanto un risparmio considerevole per le casse comunali. Questo risparmio, dal nostro punto di vista, poteva pertanto essere meglio dirottato nei confronti dei cittadini. Ultimo aspetto e concludo. Dalla nota dei revisori prendiamo atto che il Comune non ha potenziato al momento il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari della Ragioneria Generale di Stato sul PNRR. Immaginiamo che sarà adottato questo potenziamento nel più breve tempo possibile. Per quanto su esposto, il nostro voto sarà contrario. Grazie. Raso, prego. Poi, tanto che andate avanti, io vado. Allora, il bilancio. Il bilancio è sempre un argomento che ci impegna in modo particolare per analizzare quelle che sono più voci possibili. Affinché si intervenga, quindi il nostro ruolo su questo è molto importante per far sì che non aumentino le tasse ai cittadini, che non diminuiscono i servizi, che si creano prospettive future migliorative sia per la città e per i cittadini orbassanesi. In questo bilancio dobbiamo analizzare che è stata fatta particolare attenzione alla manutenzione delle strade, del verde, delle scuole. Ci sono stati questi insediamenti che sono dovuti allo sviluppo e quindi si sono create nuove strutture commerciali, dal McDonald's all'Amazon, e quindi prospettive anche per quanto riguarda il lavoro, quindi non solo gli insediamenti quindi strutturali, ma anche prospettive di lavoro per i cittadini orbassanesi e non solo. I finanziamenti del PNRR per quanto riguarda le scuole, come citava prima il sindaco, il palatenda, la costruzione di questo asilo nuovo, aiuti anche per la natalità. Quindi vediamo un po' il bilancio, diciamo, sotto due aspetti in modo particolare. Uno è sulla fase questa iniziale, questa che stiamo vivendo, quindi per un periodo che viviamo senza che vada a incidere con ulteriori costi e senza togliere servizi, e questa è già una cosa importante, e quindi su questo devo dire che siamo molto favorevoli. Il futuro, la prospettiva di futuro è quella della crescita del nostro territorio con gli investimenti che sono in programma.
Quindi questi due aspetti sono quelli che a noi ci fanno pensare che questo bilancio sia un aspetto positivo e da prendere in considerazione come gruppo politico positivo in merito a questo. Poi darò anche la parola al nostro capogruppo che farà un intervento sempre in merito al bilancio. Grazie. Grazie consigliere Raso. Altri interventi? Consigliere Falzone, prego. Tocca. Ok, vai. Grazie Presidente. Allora, stasera si vota un bilancio che, ad eccezione di quelle che saranno le variazioni che ci accompagneranno fino alla fine di questa legislatura e quella che ci governerà da giugno in poi, sarà una certa e corretta linea guida per la sana gestione di Orbassano. Come detto, sicuramente ci troveremo a discutere eventuali variazioni che, se saranno in capo all'attuale amministrazione, risulteranno sicuramente migliorative a quanto di buono andremo a votare stasera. I contenuti di questo bilancio triennale si avvicinano molto a quella che è la linea di pensiero del gruppo Uniti per Giovanni Falzone, ma soprattutto alle ideologie di Fratelli d'Italia, partito che rappresento su questo comune in quanto referente del territorio. In virtù di questo il nostro voto sarà favorevole. Grazie. Grazie consigliere Falzone. Altri interventi? Pasqualini, prego. Sì, grazie Presidente. Buonasera innanzitutto ai presenti e ai cittadini che ci seguono in streaming. Allora, il bilancio di previsione è visto nella Commissione Bilancio del 17-19 gennaio 2023. Bilancio che, come detto dal Sindaco, va in continuità con quello precedente, nel quale viene mantenuta tutta la gestione ed organizzazione economica e finanziaria con la politica degli anni passati. Si tratta di un bilancio corposo, ben strutturato ed equilibrato. Il programma previsionale per quest'anno prosegue con le opere già concluse, opere da realizzare e altrettante da eseguire. Gli interventi principali che il Sindaco ha già ben relazionato e che abbiamo potuto vedere dalle slide riguardanti le voci più rilevanti inserite su questo bilancio per l'anno 2023, si possono così riassumere: la politica delle assunzioni con la gestione delle risorse secondo il metodo assunzionale, di quelle già consolidate, di quelle in corso e di quelle nuove, la verifica delle regolarità amministrative, il contratto collettivo nazionale con relativo costo inserito nel previsionale 2023, la politica economica finanziaria, l'aggiornamento dei sistemi informatici con l'adeguamento normativo, i sistemi normativi recepiti nel bilancio di previsione e la trasparenza sulle attività amministrative con controlli interni. Poi vi è il contenimento della tassazione, questo è un capitolo molto importante anche perché abbiamo visto, come già prima ribadito, che l'IMU è rimasta invariata, l'IMU è una tassa importante perché l'aliquota ne determina appunto una certa... impropriamente per i cittadini, nonché appunto anche l'IRPEF, l'addizionale IRPEF che è del 0,5%, che risulta una tra le più basse appunto tra i comuni limitrofi. È un dettaglio abbastanza importante da non trascurare. Vi sarà poi gli interventi per il proseguo delle opere previste dal PNRR, il Piano Nazionale della Ripresa e Resilienza, riguardanti le opere di manutenzione e riqualificazione per gli interventi previsti, come l'efficientamento delle scuole comunali elementari, la conclusione del palazzo comunale e opere già messe in opera in questi anni. La nota di rilievo molto importante riguarda anche il maggiore finanziamento per il CIDIS, calcolato con incremento di fondo di solidarietà comunale e dall'altra parte con una quota di circa un euro pro capite per ogni abitante, per un totale di circa tra gli 85.000 e 95.000 euro. Quindi era una sostanziosa risorsa per il Consorzio. Sempre in Commissione Bilancio abbiamo visionato anche il DUP già visto nel Consiglio precedente, con l'approvazione conseguente e col parere dell'organo di revisione, e sulle note di aggiornamento del documento legato al bilancio di previsione finanziario, basato su un orizzonte temporale di almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute appunto dal DUP. Di fatto sono stati aggiornati tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali, con le previsioni di bilancio 2022-2024, ivi compresi appunto le programmazioni del PNRR.
Sulla base di questa programmazione si prospetta indubbiamente il 2023 molto impegnativo per i nostri uffici, perché la gestione di questi fondi, come sappiamo, non è di facile interpretazione e soggetto sempre a dei nuovi procedimenti da parte delle leggi vigenti che cambiano spesso. Sempre in commissione bilancio abbiamo poi trattato la voce appunto sulle verifiche delle aree fabbricabili per l'anno 2023, ovvero sia è una verifica sulle proprietà comunali e una richiesta appunto dell'ufficio tecnico, pervenuta dall'ufficio tecnico per acquistare un'area edificabile produttiva terziaria soggetta a PEC di proprietà comunale che possiede sulla medesima dei diritti edificatori. L'area in questione è ubicata nei pressi del Bricomen, ora Tecma di Orbassano, che ha una quota di cubatura di circa 25% e vi è anche una perizia allegata con circa di un valore di 91.000 euro che potrà essere ceduta appunto di proprietà o di diritto di superficie, anche se al comune non interessa, è una cubatura esigua. Le altre verifiche dei beni patrimoniali comunali presenti sul territorio sono una piccola area di metri quadrati 10 situata in via Gioberti, un'altra in via Donatore Gaia, numero 4, no, via Donatore Gaia, scusate, numero 4 box in piazzetta Lombardi e due box in via di Nanni. Altro punto trattato in commissione bilancio riguardano le quote dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione a favore degli edifici religiosi. Già prima menzionati, anche qui vi è stata una richiesta pervenuta il 4 ottobre del 2022 da parte della chiesa di San Giovanni di Orbassano per la manutenzione straordinaria appunto del tetto di copertura con una cifra circa preventivata di 38.000 euro e oggetto della richiesta sono appunto purtroppo le infiltrazioni d'acqua che persistono e provengono dal tetto di copertura. Infatti ogni anno il comune destina una parte degli oneri di urbanizzazione per queste richieste che vengono fatte entro il mese di ottobre di ogni singolo anno. Invece per quanto riguarda il capitolo imposte comunali, di cui appunto 5, come viste prima, le aliquote IMU sono invariate, ne abbiamo già parlato in precedenza, così come l'IRPEF. E si tratta comunque di un'ottima notizia per i cittadini di Orbassano perché non vedono un aggravio di spesa di queste tasse. L'ultimo punto trattato, punto 7, sarebbe relativo ai servizi alla domanda individuale per la determinazione del tasso di copertura, che riguarda appunto i vari servizi pubblici, che sono l'asilo nido, con le tariffe che sostanzialmente sono invariate rispetto all'anno precedente, con tariffe basse che non hanno subito variazioni. La refezione scolastica, concessioni locali per attività varie, tariffe per utilizzo centro culturale e altre sale per attività culturali di vario tipo, così come la sala teatro, i locali di Via De Gasperi 8, Via Nazario Sauro 33, l'AER e oltre che la tensostruttura di Via Gozzano, ovvero sia il Palatende. Tutte con tariffe basse e con agevolazioni e con lo sconto del 50% per gli iscritti all'albo. Poi ci sono appunto gli altri servizi, come ci sono la mensa per i dipendenti comunali, gli impianti sportivi, ovvero sia le palestre e i campi sportivi, i trasporti funebri e i servizi cimiteriali, oltre che i servizi parchimetri e le relative tariffe a pagamento. E come Presidente della Commissione Bilancio ringraziamo come sempre tutti i responsabili degli uffici, i dirigenti del settore finanziario, dell'economato, in modo particolare il dottor Paolo Bauducco, il dottor Marco D'Acri, per il lavoro svolto. E cedo adesso la parola al consigliere Guglielmi per una dichiarazione di voto e altre considerazioni. Grazie. Grazie consigliere Pasqualini. Consigliere Guglielmi, prego. Il consigliere Pasqualini ha preso il posto del Presidente del Consiglio. Buonasera a tutti, dal pubblico a casa, presenti, i colleghi. Il collega Pasqualini, che mi ha preceduto, ha già fatto una disamina molto dettagliata di questo bilancio di previsioni. Io mi limito a fare così qualche considerazione politica e la dichiarazione di voto che è estesa a tutta la maggioranza. Questa sera ci troviamo a discutere dell'ultimo bilancio di previsione di questa amministrazione.
in pieno spirito di continuità con gli anni precedenti, anche questo bilancio è basato su una serie di capisaldi, di concetti base che ogni anno, ogni discussione, ogni volta che in questo consesso viene portato il bilancio li rimarchiamo, ma appunto perché sulla continuità facciamo uno delle nostre, dei nostri principi. Quindi dal primo bilancio a questo i concetti base si ripropongono e si rinnovano con nuove azioni sul territorio. Sicuramente una grande solidità, un grande equilibrio, un grande virtuosismo nel pieno rispetto dei principi della contabilità pubblica. Un contenimento delle tariffe e dell'imposizione per limitare il più possibile i costi ai cittadini. Credo che in questo periodo già il mantenimento delle tariffe e dell'imposizione sia un grande traguardo, perché sì, si potrebbe fare di più, si potrebbero abbassare chiaramente nel libro dei desideri, nei nostri desideri ci sarebbe quello anche di poterle abbassare, ma poi bisogna anche guardare in faccia la realtà e capire che poi concretamente nell'azione amministrativa già la conferma di queste tariffe, che abbiamo visto essere comunque tra le più basse della zona, si tratta di un grande successo a nostro avviso. Ricordo ad esempio la retta per l'asilo nido è tra le più basse, dai 64 ai 445 si è già detto, come ci sia la possibilità in base al proprio ISE di parametrare, di pagare una retta dedicata tramite una formula apposita, per cui ogni ISE ha la sua tariffa, così come anche la mensa, che va dai 90 centesimi ai 4,35 euro. Tutte tariffe, come abbiamo visto, assolutamente, lo ribadisco, assolutamente tra le più basse della zona. Un altro caposaldo è il mantenimento dello standard qualitativo dei servizi e del decoro urbano tramite una serie di manutenzioni. Si è fatto un corposo elenco, il sindaco ha fatto un corposo elenco delle manutenzioni al verde, arredo urbano, giochi bimbi, viabilità, oltre che la finalizzazione in alcuni casi o la progettazione di grandi opere per la collettività. È stato fatto un lungo elenco anche di grandi opere, ripreso poi dal mio collega, dal consigliere Pasqualini, che mostra il grande impegno, l'impegno a tutto tondo sul territorio della città di Orbassano. Un mantenimento qualitativo anche delle attività sul territorio, che generano questa famosa promozione del territorio, che ogni consiglio viene da noi rimarcata e menzionata, che catalizza l'interesse anche dai comuni limitrofi sulla città di Orbassano e dà una mano al commercio locale a poter proliferare, a poter mantenere il proprio stato di salute. Un'attenzione, una grande attenzione alle fasce deboli, con diverse agevolazioni, riduzioni, anche esenzioni in alcuni casi della tassazione ai soggetti in difficoltà. Ecco, tutti questi capisaldi fanno poi riferimento a un concetto generale, cioè il tentativo, e a nostro avviso un tentativo di successo, di dare risposta alle necessità degli orbassanesi con un orientamento e una visione verso il futuro. Chiudo queste mie riflessioni, queste nostre riflessioni condivise, ringraziando gli uffici per il grande lavoro, la grande mole di lavoro che c'è dietro a questi atti, al bilancio di previsione, che sicuramente porta via un gran numero di energie e di impegno da parte degli uffici, che ringraziamo nuovamente. Chiudo poi con un commento sulle mozioni presentate dal consigliere Di Salvo. Come maggioranza, sinceramente, noi non ci sentiamo di spostare da un capitolo all'altro questi fondi come sono stati declinati, come sono stati proposti. Riteniamo di aver già definito in maniera di buon senso e a nostro avviso già giusta dei vari capitoli, salvo poi in corso d'opera, come è stato fatto e come si farà ancora in futuro, a necessità, tramite qualche variazione di bilancio, poter magari anche magari cifre più importanti di questi 10.000 o 15.000 stanziare e cambiare nelle varie capitoli dell'infanzia, della famiglia, della disabilità, del recupero ambientale, capitoli assolutamente importanti
che in corso d'opera sicuramente, se ne ravviseremo la necessità, si potrà andare poi a operare. Come maggioranza, a valle poi di queste nostre considerazioni, voteremo favorevolmente il bilancio di previsione, mentre le mozioni del collega Di Salvo non verranno approvate. Grazie. Grazie consigliere Guglielmi. Altri interventi sul bilancio? Consigliere Di Salvo, prego. Grazie Presidente, ho aspettato di intervenire dopo la lettura degli emendamenti proprio per avere una risposta che è finalmente arrivata. Appunto non sono mozioni ma sono emendamenti, questo perché hanno la copertura degli uffici, il dirigente valuta se appunto viene intaccata una voce di bilancio che, da cui può essere presa la somma, sono quindi approvati e prendo atto, quando uso il plurale parlo a nome del Partito Democratico che qui rappresento, che non è una priorità dare il tempo prolungato alle quattro famiglie che citava il collega Intino, io qua ho messo cinque, non è una priorità dare il tempo prolungato per i mesi che restano. Si è parlato tante volte anche con l'assessore competente del fatto che il Comune avrebbe voluto fare di più. Ebbene, il bilancio che, come è noto a tutti i cittadini, il bilancio di previsione è ciò che dà un po' l'indirizzo, l'atto di indirizzo annuale, il Comune non è in grado di trovare 10.000 euro su un bilancio di 20-30 milioni di euro per andare a sanare delle situazioni di quattro famiglie. E questo è un po' lo spirito di questo bilancio. Poi giustamente il collega Guglielmi ha detto che si faranno eventualmente variazioni di bilancio successive, a parte che è una procedura particolare fare ogni anno 9-10 variazioni di bilancio, la maggior parte sono prevedono fondi che arrivano dallo Stato, fondi che arrivano dallo Stato tramite l'Europa e così via, quindi non si può fare altrimenti. Però un conto è rimandare un'isola ecologica, un conto appunto è rimandare un sostegno alle famiglie che ne hanno bisogno adesso, che l'inverno è nel pieno corso, l'anno scolastico a maggior ragione. Io ho fatto una mozione che prende in considerazione il tempo prolungato da marzo, perché giustamente ci devono essere anche i tempi tecnici per contattare una o la stessa cooperativa che se ne occupa, o comunque fare un bando e trovare. Comunque questo dà un po' l'idea del bilancio, per cui i grandi progetti, su cui anche noi siamo stati favorevoli, finanziati al PNRR, trovano posto. Sono stati citati giustamente anche i due grandi progetti del bando periferie dei governi Renzi e Gentiloni, che poi hanno avuto uno stop and go anche a livello statale di fondi che poi sono arrivati, quindi il nuovo municipio, cioè il vecchio municipio e il Cottolengo. Quindi tutti adesso vanno a completamento e siamo ben contenti. Però è un bilancio che manca di visione sulle piccole esigenze dei cittadini. E come dicevo prima, l'ufficio archivio è oberato di lavoro, non sono messe a bando persone nel piano assunzionale, né tantomeno si prevede per un periodo di tempo limitato l'utilizzo di un supporto esterno, che è magari è più dispendioso, ma è più semplice, perché non entra all'interno di appunto tutto il piano assunzionale, per cui esce un dipendente, ne entra un altro. Ci sono situazioni in cui è stato fatto, ad esempio a Rivalta, per estendere l'orario della biblioteca, la maggior parte lo fanno i dipendenti comunali, un'integrazione lo fanno una cooperativa. A Orbassano è stato fatto con i vigilantes, che sono esterni e lavorano a progetto. Quindi non c'è l'intenzione di andare a sanare ciò che è la vita quotidiana dei cittadini. E poi sulle grandi opere finanziate da noi si è dato priorità al Parco Avventura, perché al netto di una cifra che ormai è residuale, che del TRM, la maggior parte, quasi un milione di euro, lo mettiamo noi, piuttosto che il Palazzetto dello Sport, di cui si è parlato in tre campagne elettorali distinte. Poi è stato citato tante volte l'IMU, e come
che come tariffa non viene toccata semplicemente perché è arrivato all'aliquota massima. L'IRPEF allo 0,5 per 1000, è stato citato tutti gli altri comuni come hanno più fasce, probabilmente non è che siamo noi i migliori se gli altri hanno una tassa progressiva e noi no, a parità di gettito si potrebbe ridistribuire scendendo magari di un punto per le fasce più deboli e compensando sulle fasce più alte, perché appunto so che è più un concetto di sinistra la progressività, mentre a destra piace molto la tassa piatta, uso le parole che ha usato il sindaco, però in tempi di crisi andare a parità di gettito e rivedere la progressività può essere uno strumento importante per dare sollievo ad alcune famiglie. Come detto dal collega Suriani e anche dal collega Pasqualini, sarò favorevole agli oneri per gli edifici religiosi, circa 40.000 euro per la manutenzione straordinaria del tetto, e poi non voglio ripetermi, ma la tariffa dell'asilo nido e l'altare è stata aumentata negli anni scorsi da 405 a 445, e l'anno scorso è stata eliminata la via di mezzo del tempo pieno, e i parcheggi sono già stati aumentati nel passato da 0,80 a 1 euro e adesso è stato aumentato l'abbonamento per la terza auto, e il buono pasto in questa legislatura è passato da 3,95 a 4,35. Questo, a dire il vero, è una tariffa bassa rispetto alla media. Però volevo solo rispondere a quando si diceva che non sono state toccate le cifre, in realtà in questa consigliatura, a parte l'IRPEF, sono state toccate quasi tutte. Per tutte queste ragioni il voto sarà contrario. Grazie. Grazie consigliere Di Salvo. Altri interventi a riguardo? Assessore Martina, prego. Vai. Sì, buonasera a tutti. Consiglio comunale presente, consiglieri, assessori, sindaco, presidente e segretario, ovviamente cittadini presenti, cittadini a casa. Allora, solo due puntualizzazioni rispetto all'asilo nido che torna ripetutamente nei consigli comunali. Allora, intanto rettifico che non sono 4-5 famiglie che sono in attesa di avere il prolungamento dell'orario, perché come avevo già spiegato anzitempo, le richieste delle famiglie erano state tutte esaurite. Erano rimaste 3 o 4 famiglie, ma che come dire, avevano presentato delle richieste in maniera preventiva, formalizzando poi insomma la loro richiesta, di fatto avevano ritirato la possibilità insomma di partecipare al prolungamento proprio perché era venuta meno l'esigenza. Quindi di fatto abbiamo esaurito tutte le richieste, tant'è che proprio la settimana scorsa abbiamo rinviato una lettera di richiamo alle famiglie che frequentano il prolungamento, proprio perché ce n'erano una o due che di nuovo non frequentavano in maniera assidua, quindi rischiando poi di far perdere il finanziamento al comune. Quindi questa per precisione. Poi lei, consigliere Di Salvo, propone da marzo a giugno, ma io mi ricordo perfettamente che quando l'anno scorso siamo partiti col prolungamento da gennaio del 2022, la sua critica era stata, ma insomma, arrivare con questo tipo di servizio a gennaio non è di aiuto alle famiglie. Mi chiedo onestamente, da marzo a giugno le famiglie attendono appunto numerico, bambini, educatori, per cui insomma il comune ha avviato questo tipo di progettualità proprio per sopperire alla mancanza di educatori. Quindi direi che insomma, come attenzione alle famiglie ci siamo, dopodiché, ripeto, a mio avviso partire da marzo, quindi spostare anche delle risorse di bilancio per partire con un prolungamento per 3-4 famiglie che di fatto non ci sono, perché ripeto non ci sono da marzo, quando le famiglie tendenzialmente si sono già organizzate, me ne chiedo il senso. Grazie. Grazie assessore Martina. Se non ci sono altri interventi, Di Salvo, prego. Sarò velocissimo, constato che noi consiglieri di opposizione e l'assessore abbiamo informazioni discordanti, perché probabilmente le famiglie con cui parliamo noi non sono quelle a cui si riferisce lei. Poi ha citato il fondo regionale, che mi è chiarissimo che forse si è persa che io ho proposto un emendamento per istituire un fondo comunale, quindi era coperto con l'approvazione del dirigente, quindi se io parlo di un emendamento che ho presentato che ha copertura è un fondo comunale.
poi non viene approvato, quello è un altro discorso. Il fatto che marzo-giugno è poco, sono d'accordo, infatti io avrei fatto un regolamento migliorativo già da settembre, ma lei dice cosa ha fatto in concreto? Abbiamo fatto una raccolta firme con gli altri partiti, ma voi l'avete snobbato, è stata rifatta una petizione da spontanea dalle famiglie con 170 firme, e l'ha citato il collega Intino, quindi ecco, di cose sul nido ne abbiamo dette tante, ma perché ce le chiedono, l'assicuro che non vengo a divertirmi qui a riparlare gli stessi problemi, ci sono le famiglie che ce lo chiedono e noi ci proviamo, è ovvio che da marzo a giugno è una cosa limitativa, ma come detto un anno fa avevamo presentato ad agosto 2021, un anno e mezzo fa, una petizione per ripristinare del tutto il tempo prolungato, quindi non mi dilungo, ma queste erano le motivazioni, grazie. Consigliere Intino, prego. Grazie Presidente, una brevissima replica all'assessore, esattamente significa che ad oggi le famiglie si sono aggiustate, non significa che i problemi sono stati risolti in maniera strutturale, significa che hanno messo una pezza laddove il comune non è arrivato, tutto qua. Quello che si vuole proporre potrebbe essere un fondo comunale a copertura dell'intero servizio, dell'intero anno, allora mettiamolo a progetto nel DUP. Se questo è l'obiettivo, perché ad oggi le famiglie hanno messo una pezza laddove il comune non è arrivato. E poi reintegrare il pasto, io torno anche su questo punto, reintegrare il pasto per il tempo parziale, alla fine per quello che è il costo del pasto e dei bambini che sono rimasti esclusi, non è questo, come dire, questa grande variazione al bilancio da poter intaccare la solidità dei conti comunali. Secondo me è un atto che è assolutamente nelle possibilità di questo comune. Basta un po' di volontà. Grazie. Grazie consigliere Intino. Prego, signor Sindaco. Allora, visto che qui si parla di volontà o di atti di coraggio, oppure che insomma non ci preoccupiamo della situazione delle famiglie, delle condizioni. Allora, lo zero, l'esistenza delle fasce, la progressività, l'equivalenza la flat tax, insomma la fascia piatta, la tassa piatta o questo. Allora, a noi semplicemente non piace mettere le mani in tasca a chi lavora. Questo, quindi lo 0,5 per 1000 semplicemente non vuol mettere le mani in tasca a chi lavora, questo significato. 7500 c'è il totale esonero dal pagamento, pertanto, e tutto il resto viene pagato in modo piatto perché riteniamo che sia una opportunità nel non mettere le mani in tasca. L'atto di coraggio questa amministrazione lo fa ormai da tantissimi anni, quando spende a livello di costi 729.000 euro, 717 per l'asilo nido, meno 210.000 euro che sono le entrate da tariffe. Quindi da finanza pubblica, quindi con atto di coraggio, ma perché lo reputa invece un investimento, mette 519.000 euro, 717 sull'asilo nido, più la quota relativa ai bonus di 150 euro per i bambini che fanno spezzoni di ore e sono tra l'altro quelli che non hanno potuto partecipare al tempo prolungato perché non ne hanno fatta esplicita richiesta, perché magari in quel momento non avevano quelle esigenze che poi sono arrivate successivamente, alle quali noi diamo risposta con 150 euro al mese. Questo. Più i posti in convenzione, io l'ho già detto altre volte, costano all'amministrazione, quindi sul bilancio comunale, per un altro importo che è la differenza rispetto a quello che pagano le famiglie, e ne abbiamo già parlato altre volte. Per quanto riguarda la mensa,
il costo del servizio che viene dato alle famiglie è di 1.235.446. Le tariffe che vengono pagate sono pari a 793.100, la differenza pari a 442.000 è un altro atto di coraggio che pesa nuovamente sul bilancio comunale. Quindi più quelle che sono i riconoscimenti da parte dell'amministrazione per la differenza del buonipasto per le convenzioni esistenti sui comuni limitrofi. Quindi i genitori che per motivate esigenze di servizio, di lavoro, portano i loro bambini in un altro asilo vicino a casa perché è comodo per i nonni, l'amministrazione, il bilancio comunale, quindi il coraggio di nuovo dell'amministrazione, è quello di ristorare della differenza rispetto al costo del pasto nostro, che è più basso, e quello del comune in cui vengono iscritti i bambini. Poi dopodiché, visto che voglio dire, ci si accusa, io ho tirato giù un po' di altri dati, le riduzioni Tari, le riduzioni IMU, il sostegno alle locazioni, i contributi per le promozioni delle attività culturali, gli incentivi alle attività, alle famiglie, alle associazioni, alle piccole imprese, prove ne sono le tariffe orarie delle palestre, 2,90 € per i bambini, 8,10 € agli adulti. Prova ne sono le tariffe del teatro del Palatenda, che abbiamo potuto vedere tutti, per consentire la gratuità degli spettacoli. I contributi per la promozione delle attività culturali e sportive che diamo alle associazioni che possono andare incontro alle famiglie. I contributi diretti ai fruitori della scuola civica per promuovere le attività culturali, le borse di studio. Per le famiglie ne sono le tariffe che vengono, le convenzioni con i nidi privati, i soggiorni marini che abbiamo di nuovo messo in campo con i buoni di Natale, i buoni di Pasqua, gli aiuti agli affitti, la riduzione Tari, l'esonero totale per fascia ISEE, i contributi scolastici per le attività scolastiche che altrimenti andrebbero a pesare nuovamente sulle famiglie. Poi le ore di integrativa scolastica, permettetemele, le ore di integrativa scolastica sono nuovamente degli atti dovuti, noi non li vediamo atti di coraggio, noi li vediamo come degli atti dovuti di uno di un comune che aiuta le famiglie. L'integrazione di contributo di 90.000 € al CIDIS, anche questo cos'è? Un atto di coraggio, è un atto dovuto. È un atto necessario, quindi insomma, dovuto, al quale questa amministrazione ha attenzione. Quelli che saranno i cantieri di lavoro, sono altri. Vedremo tra l'altro, conserviamo i contributi alle associazioni di volontariato, ad integrazione di quelli che sono gli aiuti che vengono dati al CIDIS, quindi per aiutare le categorie fragili e le categorie deboli. Ed è intenzione di questa amministrazione, anche perché li abbiamo già in parte strutturati, operare su dei fondi per aiutare le famiglie o una parte della popolazione che si trova magari in condizioni di difficoltà per il pagamento delle bollette. Ci stiamo lavorando, quindi anche questi emendamenti sono emendamenti che in parte, laddove è possibile, sono già stati inseriti nella struttura del bilancio stesso. Poi, per quanto riguarda così proprio una considerazione, sentivo prima l'eccellenza di Rivalta, quindi l'eccellenza di Rivalta è praticamente la cooperativa, perché la gestione degli asili nido a Rivalta è gestita dalle cooperative, noi invece abbiamo dipendenti pubblici con altro, quindi l'eccellenza forse è da intendersi in quello. Noi abbiamo un altro modello che abbiamo tenuto molto a mantenere con razionalità. Poi soltanto un'altra considerazione, il dirigente approva
l'emendamento lo approva in linea tecnica, non lo approva nel merito. Ecco, quindi no, questa era soltanto una precisazione da considerare. E direi che ho detto tutto. Grazie. Grazie signor Sindaco. Altri interventi a riguardo? Se non ci sono interventi, direi di... fare una piccola considerazione, cioè Suliani parlava nelle riduzioni IMU del comodato d'uso che era il 4,5, era il 4,6, era il 4,5, ce l'hanno fatto fare il 4,6 perché la norma lo prevede minimo 4,6, quindi avevamo anche il comodato d'uso al 4,5, due o tre anni fa non mi ricordo più, avevamo dovuto passarlo al 4,6 perché il minimo previsto dalla norma di legge era 4,6. Così ci dissero gli uffici, se vuoi, cioè, no, era solo perché la differenza da 4,5 dell'altro a 4,6 di questo era stato fatto uguale a suo tempo, solo che poi la norma ci ha imposto quello. Tenete anche conto anche di un altro fatto sulle entrate dell'IMU, che il produttivo se ne va per la maggior parte allo Stato, il produttivo il 7,6% del 10,6 se ne va allo Stato, il 3 rimane al comune. È chiaro che molti comuni magari preferiscono orientarsi sul commerciale, perché il commerciale dà il 10,6 interamente al comune, e capite che su grossi capannoni c'è una bella differenza di entrate fra prendere 10,6 e prendere solo il 3, quindi insomma. Ma lì sono scelte che ogni comune fa, io non entro nel merito, questo comune ha fatto per anni la scelta di produttivo, perché produttivo abbiamo sempre considerato che dia dei posti di lavoro più stabili rispetto a un commerciale che invece magari dà dei posti di lavoro un po' più volatili, diciamo così, no? Quindi con delle rotazioni molto più frequenti. Nel produttivo viene richiesta più professionalità e quindi la professionalità determina anche stabilità. Questa è una scelta che è stata fatta tanti anni fa e che è continuata ad andare avanti. Quindi valutiamo ben bene anche questi dati quando si valuta le entrate dell'IMU. Se non ci sono altri interventi, io comincerei a procedere. Allora, c'è un emendamento fatto dall'amministrazione. Sì. Lo leggiamo. Però ci arriviamo. Ah sì, ci arriviamo al bilancio magari. No, leggiamo l'emendamento fatto dall'amministrazione. E così abbiamo tutti gli emendamenti sotto mano. Allora, l'emendamento è il 2424. Vengo io? Allora, proposta di emendamento al DUP, al bilancio di previsione finanziario 2023-2025. Premesso che verificato lo slittamento di alcuni interventi dell'esercizio finanziario 2022 al 2023, si rende necessario modificare il triennale dei lavori pubblici 2023-2025 allegato al DUP, includendovi i seguenti investimenti: realizzazione nuove celletti ossario e lavori di ristrutturazione centro per l'impiego. Sono dei lavori che sono già stati indicati nella lettura delle slide del bilancio come lavori in previsione, quindi viene adeguato il DUP a questi interventi. In coerenza a quattro sopra si prevede di aggiornare il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 come di seguito indicato. Ciò premesso, si propone di modificare il documento unico di programmazione, DUP, come da allegato inerente il triennale dei lavori pubblici 2023-2025. Punto 2, di aggiornare il bilancio di previsione 2023-2025 come da importi sotto indicati, di autorizzare, punto 3, di autorizzare il responsabile del settore finanziario ad apportare le modifiche conseguenti al bilancio 2023-2025 nel caso in cui i seguenti emendamenti vengano approvati dal Consiglio nella seduta di approvazione del bilancio medesimo. Dettaglio e variazione al bilancio di cui al punto 2. Anno 2023, maggiori entrate, titolo quarto, totale 1.530.500 euro. Trasferimenti di capitale per finanziamento, spese in investimento, euro 1.530.500, codice di bilancio 4200.01.0001.
maggiori spese, titolo secondo, totale 1.530.500, ristrutturazioni 100 per l'impiego, euro 1.530.500, codice bilancio 15.032.02.0001, praticamente lo trovate in entrata e in uscita, sia nelle maggiori entrate 1.530.000, che è il finanziamento per il 100 per l'impiego, lo trovate nel titolo secondo in uscita, che come dico sempre è il finanziamento del 100 per l'impiego. C'è il parere, proposta di emendamento al DUP, eccetera, eccetera, firmato da Bauducco e Marco D'Arco. Quindi questo è anche... Sì. Visto che stiamo chiudendo la parte istruttoria, do il mio parere favorevole a tutti gli emendamenti, così come dal dirigente e dai revisori. Ok, come ci muoviamo? Iniziamo dalla quantità e qualità, dal primo, adesso okay. Si vota. Allora, poi gli emendamenti li facciamo sì, quando prima del bilancio. Fondo, sì. Perfetto. Allora, cominciamo a mettere in votazione i vari punti che fanno parte del bilancio 2023. Punto 3, verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive terziarie per l'anno 2023 che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie ex articolo 172,1 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000. Contrari? Nessuno? Astenuti? Intino, Suriani, Di Salvo. Suriani, Di Salvo. Favorevoli? Tutti gli altri. Voi limitate l'immediata. Allora, votiamo l'immediata, sì. Giusto, favorevoli. Sì. Okay. Votiamo l'immediata esigibilità del punto 3, verifica della quantità e qualità di aree fabbricati da destinarsi alle residenze, alle attività produttive terziarie per l'anno 2023, che potranno essere ceduti in proprietà o diritto di superficie. Scusami. Diritto di superficie, ex articolo 172,1 lettera B del decreto legislativo 267 del 2000. Contrari? Nessuno. Astenuti? Suriani, Intino, Di Salvo. Favorevoli? Tutti gli altri. Il punto 3 è licenziato. Siamo al punto 4, legge regionale 15 dell'89, modifica con la legge regionale 39 del 97, definizione quote di proventi derivanti dagli oneri per opere di urbanizzazione secondaria a favore di edifici religiosi presenti sul territorio comunale anno 2023. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti quanti. Sì. Votiamo per l'immediata esigibilità del punto 4, legge regionale 1589, modificata con la legge regionale 39 del 97, definizione quota di proventi derivanti dagli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria a favore di edifici religiosi presenti sul territorio comunale, anno 2023. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Punto 4 è licenziato. Passiamo al punto 5. Imposta municipale propria, IMU, deliberazioni inerenti alle aliquote e alle detrazioni per l'anno 2023. Contrari? Intino, Suriani, Di Salvo. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Sì. Votiamo per l'immediata eseguibilità del punto 5, imposta municipale propria, IMU, deliberazioni inerenti alle aliquote e alle detrazioni per l'anno 2023. Contrari? Intino, Suriani, Di Salvo. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Punto 5 licenziato. Passiamo al punto 6. Articolo 172, primo comma, lettera C del decreto legislativo 267 del 2000. Servizi a domanda individuale. Determinazione, tasso, copertura percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2023. Contrari? Intino, Suriani, Di Salvo. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Votiamo per l'immediata esigibilità del punto 6, articolo 172, primo comma, lettera C, del decreto legislativo 267 del 2000, servizi a domanda individuale, determinazione tasso copertura, percentuale del costo di gestione dei servizi stessi per l'anno 2023. Contrari? Intino, Suriani, Di Salvo. Astenuti?
Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Il punto 6 è licenziato. Sì. Allora, qui abbiamo l'emendamento, quello che ho letto prima, della maggioranza, dove si inserisce nel DUP l'intervento del centro per l'impiego. Sì, ok. Chiedo scusa. Dimmi. Solo una domanda, perché nella capigruppo era stato presentato un punto che era una modifica al regolamento per la disciplina del canone unico, che però poi nella convocazione non è più stato presentato. Ok. Esatto, sì, sì. Dicevo che erano refuso, non c'era quel punto. Allora, passiamo all'approvazione dell'emendamento presentato dall'amministrazione sull'inserimento nel DUP del centro per l'impiego, dell'intervento del centro per l'impiego. Contrari? Non c'ho la casella, sono un secondo. Allora, lo metto qua. Emendamento centro per l'impiego. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Favorevoli tutti quanti. Allora, emendamento approvato da tutti, giusto? Sì. Unanimità. Votiamo per l'immediata eseguibilità dell'emendamento che vede l'inserimento nel DUP del... No, no, adesso... Non c'è bisogno? Così come emendato. Ah, sì, ok. Quindi è solo per il DUP era questo, gli altri non sono... Okay. Avrà dei riflessi questa approvazione sul bilancio. Perfetto. Quindi approviamo il DUP così come... il punto 7, Approviamo il DUP così come emendato, comprensivo di note di aggiornamento 2023 e 2025. Contrari? Intino Suriani di Salvo. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Votiamo per l'immediata eseguibilità del punto 7 così come emendato in precedenza. Approvazione DUP comprensivo di nota di aggiornamento 2023-2025. Contrari? Intino Suriani di Salvo. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Allora, adesso andiamo a mettere in votazione gli emendamenti. Volete la votazione singola o li votiamo in blocco? Visto che c'è stata una singola? Singola. Ok, singola. Sì, no, no. Allora. Aspetta che dico una cosa allora perché mi vedo. Sì. Non c'ho un sorta di numero. Sì, non c'è il numero con cui sono stati. Vabbè. Allora, dato che non c'è un numero sopra, leggo sommariamente l'argomento dei quattro emendamenti. Allora, il primo emendamento da mettere in votazione, sì, parla di togliere 15.000 euro dalla missione 1, programma 6, ufficio tecnico, e aggiunge 15.000 euro alla missione 12, programma 5, interventi per le famiglie. Penso sia sufficiente per identificarlo, sì, no? Sì. Contrari? 12. Astenuti? 2, falsone raso? Favorevoli? Intino, Suriani e Di Salvo. L'emendamento è respinto. Passiamo al secondo, leggo sempre le due voci di capitolo. Togliere 10.000 euro dalla missione 1, programma 6, ufficio tecnico, aggiungere 10.000 euro alla missione 12, programma 2, interventi per la disabilità. Contrari? 10. Astenuti? 2. Falsone raso. Raso. Favorevoli? Suriani, Intino, Di Salvo. Okay. L'emendamento è respinto. Passiamo al terzo.
togliere i 10.000 euro dalla missione 1, programma 6, ufficio tecnico, aggiungere i 10.000 euro alla missione 9, programma 2, tutela, valorizzazione e recupero ambientale. Contrari? 10. Astenuti? Falcione, Raso? Favorevoli? Intino, Suriani, Di Salvo. L'emendamento è respinto. Punto 4, quarto emendamento, leggo le due voci, togliere 15.000 euro dalla missione 1, programma 6, ufficio tecnico, aggiungere 15.000 euro alla missione 12, programma 1, interventi per l'infanzia e i minori per asili nido. Contrari? Astenuti? Falsone, Raso? Favorevoli? Intino, Suriani, Di Salvo. L'emendamento 4 è respinto. Ok, a questo punto possiamo passare. Sono quelli lì. Sì, allora, a seguito dell'approvazione dell'emendamento e del DUP, si passa all'ottavo punto, che è il bilancio di previsione finanziario 2023-25, con come dicevo prima, con l'approvazione del DUP e l'emendamento che lo vanno a modificare. Contrari? Di Salvo, Intino, Suriani. Astenuti? Nessuno. Favorevoli? Tutti gli altri. Passiamo per l'immediata eseguibilità del punto 8, così come modificato dal DUP e il suo emendamento passato in deliberato. Quindi punto 8, bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, votiamo per l'immediata esigibilità. Favorevoli? 12. Astenuti? Contrari? 3. Allora, il bilancio nella sua completezza è stato approvato. Passerei al punto 9. Te lo illustra il signor sindaco, corrispettivo per l'anno 2023 ai fini della rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo a cessione e canone di locazione di cui l'articolo 31, comma 49 bis e 49 ter della legge 448 del 98 e successive modifiche e integrazioni. Prego, signor sindaco. Grazie. Allora, come ogni anno, per quanto riguarda gli alloggi realizzati con convenzioni che prevedono un prezzo massimo di cessione o di locazione, definiamo quello che è l'importo, e anche quest'anno, come tutti gli altri anni passati, lo confermiamo in 15 euro per millesimo di proprietà. Dando atto che l'aggiornamento dell'importo in base alla variazione intervenuta dell'indice Istat costo della vita non ha prodotto nessun aumento. Grazie. Grazie signor sindaco, una delibera che passiamo annualmente, invariata anche quest'anno come tutti gli anni precedenti da quando era stata fatta la norma, che sarà una decina d'anni fa, anche più, 12 anni fa, che andava a regolamentare il calcolo per il passaggio dal diritto di superficie al diritto di proprietà, definendo una quota millesimale nel calcolo. Favorevoli? Io vi cambio un po' per fare un trucchetto. Vedere se uno è pronto. Allora. Astenuti? Intino, Suriani, Di Salvo. Magari lo faccio. Contrari, abbiamo visto nessuno. Va bene. Allora, passiamo con l'immediata esigibilità del punto 9, corrispettivo per l'anno 2023, ai fini della rimozione del vincolo convenzionale del prezzo massimo di cessione e canone di locazione, di cui l'articolo 31, 49 bis e 49 ter della legge 448 del 98 e successive modifiche e integrazioni. Favorevoli? 12. Astenuti? Di Salvo, Suriani, Intino. Il punto 9 è approvato. Passiamo al punto 10,
Convenzione tra Sito S.P.A. e i comuni di Grugliasco, Orvassano, Rivalti Torino, Rivoli e Torino per la gestione dei servizi pubblici usufruibili dagli utenti insediati nell'interno di Torino. Proroga al 31/12/2023. Sì, sì, è una, è la, l'approvazione della, della proroga dei servizi che vengono svolti svolti direttamente dal sito e sono fruibili dai soggetti attuatori nei PIP, e sono, tanto per ricordarli nuovamente, lo spazzamento delle strade e delle aree di sosta e di parcheggio aperte al pubblico, lo smaltimento dei rifiuti solidi e urbani nell'accezione di cui al decreto legislativo 152/2006, la rimozione della neve nelle aree di circolazione, la raccolta e depurazione delle acque reflue, la distribuzione dell'acqua potabile, la fornitura di energia elettrica e cambio lampade per la pubblica illuminazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture insistenti sulle aree comprese nei PIP e non cedute o concesse in diritto di superficie. Sì, direi che ho detto tutto, quindi forse è meglio completarlo ancora. Quindi la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture previste in contratto, ovvero le strade, le aree verdi, il terminale intermodale, gli spazi di sosta e di parcheggio, le reti di fognatura, di acquedotto, di telefonia, di distribuzione del gas, gli impianti di pubblica illuminazione, gli impianti di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale che semaforica. Quindi noi come ogni anno approviamo questa convenzione tra Sito e i nostri comuni facenti parte dell'interporto di Torino. Grazie signor Sindaco, c'è stata una proroga mentre gli uffici tecnici stanno lavorando in accordo con il Sito per andare a definire un aggiornamento chiaramente della convenzione che poi sarà poi chiaramente portato, farà tutto il suo percorso nelle varie commissioni dei vari comuni eccetera eccetera. Quindi mettiamo in votazione il punto 10, convenzione tra Sito S.P.A. e i comuni di Grugliasco, Orvassano, Rivalti di Torino, Rivoli e Torino per la gestione dei servizi pubblici usufruibili dagli utenti insediati nell'interporto di Torino, proroga al 31/12/2023. Favorevoli? Non mi fate lavorare. Tutti quanti. Mettiamo in immediata eseguibilità la delibera 10, convenzione tra il Sito S.P.A. e i comuni di Grugliasco, Bassano, Ribalta di Torino, Rivoli e Torino per la gestione dei servizi pubblici usufruibili dagli utenti insediati nell'interporto di Torino, proroga al 31/12/2023, approvazione. Favorevoli? Unanimità. Punto 10 è licenziato. Punto 11. Approvazione e integrazione al regolamento di polizia urbana per la realizzazione dell'identificazione genetica canina. Chi ne parla? Tu? Va bene. Oppure? Sì. No. Chi? Vabbè. Prego, signor Sindaco. Faccio una presentazione poi veloce. Allora, la proposta di modifica dell'articolo 8 del regolamento di polizia municipale ha, secondo quanto è stato approfondito in commissione, risponde alle seguenti finalità. Intanto al fine di prevenire la zoonosi, che è una malattia trasmissibile anche all'uomo, come strumento di lotta alle problematiche igienico-sanitarie dovute all'abbandono delle deiezioni canine per le strade, per consentire l'identificazione dell'animale in caso di incidente o di smarrimento nel caso in cui il microchip non funzioni. Con questa modifica si richiede ai detentori di cani, ad eccezione degli allevamenti e dei titolari di negozi per animali, di identificare geneticamente il proprio animale entro 60 giorni dal passaggio di proprietà di adozione o di contestuale applicazione del microchip. Come potrà avvenire? Potrà avvenire a discrezione del proprietario a mezzo di un tampone salivare o di un prelievo del sangue effettuato chiaramente da un medico veterinario. Il campione, poi per quel che riguarda il progetto, poi l'assessore se vorrà lo integrerà,
sarà trasmesso dal veterinario, che sarà appunto il campione molecolare, all'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, visionabili e accessibili solo ed esclusivamente dal personale della polizia locale o dalle forze dell'ordine per i controlli previsti. Il profilo genetico sarà consegnato poi su richiesta al proprietario e consegnato al nuovo proprietario nell'ipotesi di passaggio di proprietà. Ci sarà inizialmente un periodo di prima applicazione in cui i proprietari dovranno provvedere ad adeguarsi e insomma questo sarà gratuito per i proprietari, il costo lo sosterrà il comune almeno per la creazione dell'anagrafe canina e come dico risponde alle finalità di trasmissibilità di malattie trasmissibili appunto all'uomo e anche come strumento contro l'abbandono delle deiezioni. Poi vi è tutto un discorso molto molto particolare che riguarda poi lo sviluppo, la crescita, la valutazione, l'attitudine di quelle che possono essere delle particolari malattie o delle particolari inclinazioni che in qualche modo il cane, la tipologia la specie di quel cane può avere, però questo è tutto un discorso sui quali i veterinari sono molto molto ferrati e non vorrei dire dire parole a sproposito. Grazie. Se il grazie, di voi, grazie al sindaco, assessore Marocco, prego. Prenditi il microfono. Ok. Sì, grazie Presidente. Ma aggiungo proprio brevemente solo due passaggi perché il Sindaco ha già esposto nella sua completezza questo provvedimento. Questa è il primo passo, diciamo, del percorso, è la modifica regolamentare, quindi andiamo a modificare il regolamento che ci dà gli strumenti necessari per poter dare via poi al progetto vero e proprio, quindi ci consentirà di intensificare i contatti con l'Istituto Zooprofilattico ed eventualmente poi scendere anche a fare una convenzione e a stabilire nella sua interezza poi il progetto, ecco, che sarà poi approvato dalla Giunta. Grazie. Grazie Assessore Marocco. Interventi a riguardo? Consigliere Falzone, prego. Vai. Grazie Presidente. Ma allora, sicuramente è una cosa molto, molto carina e molto utile. Spero solo che poi le verifiche, sono fiducioso sul fatto che poi le verifiche verranno fatte, che non ci limitiamo ad approvare questa cosa e poi le lasciamo alle cose che poi non si mettono in pratica. Non so se ce lo siamo perso, me lo sono perso. Non abbiamo dato un valore a quello che è il costo di tutto questo. Cioè il cittadino non lo paga, ma il comune lo paga, immagino, no? Abbiamo una previsione di costo o è una cosa che ancora non è possibile sapere? Grazie. Prego, signor Sindaco. Allora, è un costo ancora da definire. Allora, l'idea del creare questa anagrafe canina, quindi genetica, certamente l'anagrafe genetica canina, è... come dicevo prima, ha più finalità. Ha sicuramente la finalità di evitare la trasmissione di malattie particolari. Sicuramente ha la finalità di contrastare quello che è l'abbandono delle deiezioni, perché siamo tutti perfettamente d'accordo che è un comportamento squalificabile abbandonare le deiezioni del proprio cane, proprio perché si amano appunto tale da volerli con sé e poi non si cura la parte più
quella forse da scartare. Ecco, io ritengo che l'amore sia a tutto campo, no? E la cura per questo deve essere a tutto campo, non può essere soltanto per la parte che più mi piace, poi il resto che non mi piace lo... Allora, questo senz'altro. E poi vi sono ancora delle, parlando proprio con i veterinari e con i lavori che vengono svolti all'istituto zooprofilattico, in realtà tutta questo DNA, questo codice, per loro è estremamente importante per sviluppare, per capire quali possono essere le malattie a cui una specie va incontro, quali sono le patologie, no, di quella determinata specie, quali sono le, anche se vogliamo, laddove vi sono magari degli incroci particolari per valutare meglio la fattispecie della razza stessa. Allora anche lì un DNA particolare può avere il suo valore, no? E sono molteplici gli interessi che in qualche modo consentono all'istituto zooprofilattico di dirci di sì, e infatti la disponibilità l'abbiamo avuta. Certamente loro che cosa faranno? Acquisteranno in parte questi reagenti, e questi reagenti che devono essere compatibili con i loro macchinari per sottoscrivere, per decifrare proprio il DNA, e poi per collegarlo, per poterlo poi matchare, come si dice, e hanno bisogno di particolari reagenti che ci forniranno a seguito del loro acquisto, e quindi noi sosterremo il costo per creare questa anagrafe canina. Intanto avremo anche l'aggiornamento dell'anagrafe canina, e anche questo è un aspetto importante, e anche perché in questo momento abbiamo un numero di animali domestici che sono censiti sul nostro territorio, ma non sappiamo se vi è l'aggiornamento, se sono aggiornati questi dati, quindi ci sarà anche un ulteriore dato che potrà aiutare per capire la consistenza della popolazione canina sul nostro territorio. Quindi è un lavoro che va visto, è un investimento che va visto in un'ottica abbastanza lunga, e i costi li sapremo, saranno i costi dei reagenti, ecco, quindi ancora non li sappiamo, però nel tempo si arriverà ad avere questa anagrafe consistente per avere più di un fine, ecco, per ottemperare a più di una finalità. Grazie signor Sindaco, altri interventi? Intino, prego. Grazie Presidente, io volevo ancora porre una domanda a integrazione di quanto fatto dal consigliere Falzone, che mi ha anticipato, e quindi oltre al costo volevo capire, di cui abbiamo appreso che non ne abbiamo idea, volevo capire anche i tempi di implementazione della seconda fase, perché noi apprendiamo che dal momento in cui viene votata questa variazione al regolamento, e qui chiedo un attimo l'aiuto del segretario, diventa operativo subito questo regolamento? Ok, e i proprietari hanno 60 giorni per adeguarsi, ok, ma dall'ordinanza, ok, quindi l'ordinanza verrà poi a valle di quando sapremo i costi e quindi i tempi di attuazione di questa seconda fase, ok, e ci sarà un passaggio in consiglio per questa seconda parte, o rimane solo a carico della giunta comunale? Solo esclusivamente di giunta. Ok. Grazie, Grazientino. Gli atti conseguenti al regolamento sono di competenza della giunta. Questo non toglie che non ci sia informazione, esatto, in commissione o cose di questo genere. Questo è l'atto propedeutico a poter, quindi non confondiamo questo atto che sia il progetto, questo non è il progetto. Questo è l'atto propedeutico a poter fare determinati progetti.
Quindi, fatto quest'atto qui, se si vuole, si fa il progetto, che ha tutta una sua nomenclatura interna. Però non permetta, è che automaticamente parte il progetto. No, però se facciamo quest'atto siamo costretti a fare il progetto, perché altrimenti abbiamo una variazione di regolamento. Rimane in sospeso fino alla... Quindi rimane quello attuale fino alla successiva... Prego, Assessore Marocco. Aspetta, vai. Se prende la modifica regolamentare, al punto G si rimanda alla Giunta Comunale la realizzazione del progetto finalizzato al controllo, alla tempistica e alla modalità di estendere l'obbligo della codifica genetica a tutti i cani già registrati e alla forma di controllo per debellare l'abbandono di deiezioni canine, di redigere il regolamento attuativo e con relativi tempi e sanzioni. Questo lo avevo letto. Quello che non mi è chiaro è se questa variazione al regolamento diventa operativa da subito. Certo, il termine regolamento è operativa da subito, però ci deve essere un successivo progetto. Sì, quindi... ma dato che il regolamento al punto 1 dice che i nuovi possessori di cani hanno 60 giorni per adeguarsi... Ma non c'è il regolamento attuativo. Esatto, quindi non possono farlo. Certo, non c'è, deve esserci il regolamento attuativo che di cui è al punto G. Quindi per essere, diciamo, per soddisfare i requisiti del primo punto, vorremmo che il regolamento attuativo fosse operativo entro i 60 giorni, altrimenti... Ok, allora mi chiedo perché non abbiamo aspettato variazione al regolamento di avere già... Non è come i decreti legge che entro 60 giorni esce il regolamento attuativo. Non è così. No, però qua c'è scritto che i proprietari si devono adeguare entro 60 giorni da quando ci sarà il decreto attuativo, da quando ci sarà il regolamento attuativo. Ma qua c'è scritto dal passaggio di proprietà per il tempo 1. Sì, ma deve essere fatto un regolamento attuativo. Ma allora, il regolamento va a regolamentare le cose che sono obbligatorie poi da fare. Ma per renderle obbligatorie ci sono degli atti attuativi. Okay. L'atto attuativo è poi il regolamento attuativo. Fino a che non c'è quello, non è attuativo. Cioè, non è che da domani deve andare a fare immediatamente l'analisi genetica del cane. Ci sarà un regolamento attuativo che terrà conto del progetto, evidentemente. Quindi nel regolamento attuativo si va a recepire un progetto, altrimenti rimane lettera morta, cioè rimane... Esatto, quello che voglio dire è che questa modifica, finché non ci sarà il regolamento attuativo, è una modifica che non comporterà una reale modifica. Cioè, dà la possibilità di realizzare il però potrebbe rimanere attuativo. Indipendente senza seguito. Anche perché non sarebbe possibile fare un progetto o un regolamento attuativo senza chiaro, a monte ci fosse la norma che te lo permette di fare. Questa è la norma propedeutica. No, allora sì, ho capito che è propedeutica, però mi perplime un po'. Fare questa modifica senza avere idea di quali saranno i costi che andremo a sostenere e neanche i tempi. Io ho fatto una piccola ricerca e la regione Trentino Alto Adige ha ottenuto un prezzo in convenzione, quindi non so se lo avete già fatto, ma se non l'avete fatto questa è un'informazione, un prezzo in convenzione di 65 euro per animale, per cane, per proprietario. In questo caso il comune decide di sobbarcarsi questo costo, giustamente, da un lato, quindi è condivisibile. Questo significa che per 3.000 cani abbiamo una stima di bilancio, di messa a bilancio necessaria per questo progetto di quasi 200.000 euro. Volevo solo capire se effettivamente qualcuno ne avesse idea. Allora, prego, signor Sindaco. Sì, grazie. Allora, solo una considerazione. Questo è un progetto che non nasce per avere immediatamente il risultato. Infatti ho voluto sottolineare le finalità. È un progetto in divenire, è un progetto che nasce e continua ad esserci, perché da quel momento in avanti, al di là del recupero di tutti coloro i quali saranno gli animali domestici, i cani, no? Che dovranno essere sottoposti al tampone, c'è un punto, e quindi quello sarà oggetto intanto di una valutazione reale
dell'aggiornamento dell'anagrafe canina, perché quello è il numero di animali che noi abbiamo sul territorio, ma non sappiamo se è il numero reale. E quindi questo sarà un primo lavoro per comprenderne i numeri veri, ma entra in vigore, quando entrerà in vigore questo progetto, avrà soprattutto l'obiettivo di cominciare da quel momento in avanti ad avere già un'anagrafe, quindi con un microchip e un'anagrafe e un DNA, quindi chiaro. Da lì in avanti, questo è il vero. Poi dopodiché si ragionerà, perché non si può partire tutto e subito, si ragionerà per capire attraverso un apposito progetto quali dovranno essere i costi e i numeri. Se questo nel corso dei 3-4 anni potrà essere terminato, è un punto d'arrivo. Se invece i cani non sono così importanti o in realtà avremo la possibilità di sostenere questi costi in bilancio, perché le situazioni ce lo permetteranno, si potrà andare immediatamente o comunque in un tempo ragionevole alla catalogazione di tutti gli animali domestici presenti sul territorio. Cioè ha una volontà ben specifica, che è quella di avere più finalità, non è soltanto una, e quindi si persegue più obiettivi a lungo termine. L'atto però principale al quale dover dare esecuzione è prevedere questa fattispecie nel nostro regolamento, ed è quello che noi stiamo facendo questa sera. Grazie signor Sindaco. Volevi? Sì. Prego Antino. Grazie. Allora, volevo concludere quindi con la dichiarazione. Allora, come gruppo consiliare noi in linea di massima, in linea di principio, siamo favorevoli a questa modifica di regolamento, poiché ma poi tutti lo sappiamo che le deiezioni carine non raccolte sono veramente un atto di inciviltà e che il fenomeno è tristemente in aumento, quindi sicuramente si rende necessaria un'azione decisa, avremmo voluto anche un po' più repentina. Però ovviamente non abbiamo il regolamento attuativo con i relativi tempi e le relative sanzioni, che sono stati demandati ad una seconda fase, e quindi non siamo in grado di valutare il complesso e la sua sostenibilità anche nel complesso. E quindi da un rapido calcolo che abbiamo fatto, che ho fatto su questa ricerca, si stimano, magari poi il tempo ci dirà se è vero o no, questi circa 200.000 euro di impegno, ma tralasciando questa fase, proprio per il fatto che in linea di principio noi siamo d'accordo ed è assolutamente condivisibile sia il principio e sia la necessità di intervenire. Però avremmo voluto valutare il pacchetto nel complesso, quindi anche a valle del regolamento attuativo. Quindi per questa impossibilità di valutare il progetto nella sua interezza, per questo motivo il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Intino. Allora, io non mi spingerei in avanti facendo delle cifre, perché sennò diamo un messaggio a chi ci ascolta che magari non è assolutamente quello. Quindi, come giustamente chi ha impostato il progetto, anche se ha dei contatti e sicuramente un'idea incomincerà ad averla, non fa delle anticipazioni delle cifre, quindi è opportuno anche non fare, perché poi il Trentino abbiamo già visto che insomma hanno una possibilità economica ben diversa e quindi viaggia tutto in un altro settore. Noi abbiamo dei riferimenti un po' più vicini, Carmagnola, cose di questo genere, dove chiaramente gli importi sono a mio avviso completamente diversi. Però quindi si vedrà poi nella fase di progetto quello che sarà la proposta che arriverà. Prego Assessore Loparco. Grazie Presidente, buonasera a tutti. No, noi oggi abbiamo, in questo momento abbiamo soltanto in mano la lettera di conferma dell'Istituto Zooprofilattico
la leggo perché è registrata, in riferimento a una nostra richiesta che abbiamo inoltrato a novembre, registrata con numero di protocollo, si comunica la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto, rimandandone il perfezionamento all'inizio dell'anno 2023. Noi a oggi stiamo ancora aspettando che l'Istituto ci dia comunicazione di quanto si possa estendere, considerare le cifre, perciò non parliamo in questo momento di cifre, ma mi auguro che probabilmente magari da domani mattina non si vedono neanche più le deiezioni per Orbassano e allora non abbiamo neanche più bisogno di portare avanti questo progetto, perché l'obiettivo è proprio quello, cercare di dare una sensibilizzazione, oltre a quello che il nostro sindaco ha spiegato, perché i proprietari dei cani potrebbero trarre dei benefici avendo il DNA con tutto quello che c'è, perché c'è tutto un mondo dietro a quello dei cani. Perciò di conseguenza noi ci auguriamo di dare un segnale, ma non è sicuramente un progetto a breve termine, anche perché stiamo studiando e poi bisognerà tutto strutturarlo di come si potrà eventualmente i proprietari dei cani avvicinarsi per fare, e dovranno avere un tempo, perché qui nessuno vuole punire nessuno e sicuramente i proprietari dei cani, quelli più attenti, non sono quelli che lasciano in giro le loro torte, chiamiamole così. Perciò io direi andiamoci un attimino con calma e vediamo un attimino nel momento in cui passo passo. Il primo passo era proprio questo, che noi dovevamo portarlo, perché sono due cose che viaggiano parallelamente, quello della modifica del regolamento, perché se il regolamento non era adattato ad un'eventuale progettualità diventa poi complicato portare avanti nelle tempistiche, perché i tempi sono estremamente lunghi. Abbiamo lavorato su quello che ha fatto Carmagnola, non per andare a vedere sempre quelli vicini, però ci siamo informati, purtroppo c'è stata anche la pandemia che ha interrotto il loro processo, però loro hanno lavorato con degli sponsor, noi no, questo non vogliamo lavorare, ma vogliamo sensibilizzare i nostri cittadini per poter effettivamente dare anche un decoro urbano che ci meritiamo nel nostro paese. Grazie. Grazie Assessore Loparco. Consigliere Di Salvo, prego. Presidente, allora, come è stato detto da più parti, da più interventi, il fine condiviso, prima di tutto la deterrenza, cioè si fa un regolamento per evitare che succeda in futuro, e poi se si riuscisse a valle a fare le multe a chi sporca, su quello saremmo tutti d'accordo. Rimangono dei dubbi, per cui mi asterrò, che riguardano un po' la messa in pratica tutto tondo. È vero, come dice lei, che non ci sono ancora cifre, ma è altrettanto vero, come è stato detto prima, che l'unico passaggio in consiglio comunale è questo, quindi l'unico momento in cui noi consiglieri di opposizione possiamo dire la nostra su un progetto che appunto non ci vede assolutamente contrari, anzi, però le criticità le portiamo a questo tavolo, anche perché segue un'ordinanza che va in giunta, quindi se possiamo dare anche degli spunti li diamo qui. Sarebbe magari poco paradossale fare ok le multe a chi sporca, siamo tutti d'accordo, ma le multe a chi non si mette in regola, nel senso che è stato detto ci sarà un richiamo, una finestra abbastanza ampia, un secondo richiamo, una seconda finestra abbastanza ampia, ma non possiamo pensare che dei 3.000 cani, da quello che ho appreso, al netto di quelli che purtroppo sono deceduti, ma di cui non è stato comunicato il fatto, che quelli che non si mettono in regola siano solo quelli che vogliono bypassare questo regolamento. Potrebbero esserci tantissimi casi di chi temporaneamente vive lontano dal domicilio. Quindi situazioni di questo tipo, che poi penso siano anche motivi per cui in tanti posti l'idea è partita, però poi rimane più la deterrenza e così via, e non va fino in fondo. Alcuni punti ancora non ci convincono. Altro tema, diceva delle cifre, non bisogna parlare, ma per dare un ordine di grandezza, per articolare un discorso, ci sono casi in cui c'è lo sponsor e viene dato quasi a titolo gratuito al comune. Se si ipotizzano 50 euro per 3.000 cani, che poi magari i cani sono meno, magari le pratiche sono meno, ma la spesa dei 150.000 euro è mezzo punto decimale di IRPEF. Ovviamente se poi arriva domani l'ordinanza in cui viene coperta, i veterinari abbattono le cifre, tutte queste cose qua darebbero a noi elementi per essere ancora più favorevoli, ma
questi elementi ancora un po' nebulosi mi portano ad astenermi, pur condividendo il fine ultimo di andare a, diciamo, mettere fine a deiezioni canine ormai sempre più presenti. Grazie. Grazie consigliere Di Salvo. Prego, signor Sindaco. Allora, certamente sarà nostra cura mettervi al corrente, mettere al corrente dello sviluppo del progetto. Quindi questo sicuramente da parte nostra massima disponibilità. Grazie signor Sindaco. Allora io passerei a mettere in votazione. Ah, prego. Consigliere Guglielmi, prego. Grazie Presidente, concludo il giro delle dichiarazioni di voto esprimendo il mio nome della maggioranza. Maggioranza che si esprimerà favorevolmente all'integrazione del regolamento di polizia urbana. Condivido il pensiero dell'assessore Loparco, nel senso che già portare un'integrazione in consiglio, parlarne, sicuramente potrà sensibilizzare magari qualche proprietario che al momento non si comporta proprio in maniera limpida, magari sicuramente, anzi, qualcuno ci penserà due volte prima di abbandonare le deiezioni del proprio animale domestico. Questa integrazione sicuramente darà in là un progetto che so che è già stato, siamo già a un buon livello di definizione, comunque andrete avanti sicuramente, l'assessore Marocco e Loparco andranno avanti nella definizione anche degli aspetti magari economici e tutto, e potrà risolvere, ci auguriamo, ma siamo convinti che potrà risolvere definitivamente questo malcostume delle deiezioni canine per le strade di Orbassano, che sinceramente siamo veramente stufi. Concludo con un voto da parte della maggioranza favorevole. Grazie. Grazie consigliere Guglielmi. Allora procediamo a mettere in votazione il punto 11 dell'ordine del giorno, approvazione e integrazione al regolamento di polizia urbana per la realizzazione dell'identificazione genetica canina. Favorevoli? 12. Astenuti? 3. Di Salvo, Soglianentino. Contrari? Nessuno. Ok, voi limitate l'esibilità? Sì. Sì, essendo un regolamento. Votiamo l'immediata eseguibilità del punto 11, approvazione e integrazione del regolamento di polizia urbana per la realizzazione dell'identificazione genetica canina. Favorevoli? No, peccato, Siamo, l'ho visto. Stavolta chiediamo il VAR. VAR, chiediamo indietro. No, chiediamo il VAR. Astenuti? Soliani e Di Salvo. Avevo già registrato la votazione. Contrari nessuno, il punto 11 è approvato. Abbiamo ancora un punto all'ordine del giorno, che è il punto 12. Io, a riguardo, dato che non c'è il consigliere Taglietta presente, però vi leggo quanto ci ha inviato di comunicare. Eh sì. Ah, scusa. No, pensavo che non c'era. Chiedo scusa, ma era coperto dal computer. Vi leggo la comunicazione del consigliere Taglietta. Il sottoscritto consigliere comunale del Partito Democratico, in conformità a quanto stabilito dal regolamento del Consiglio e delle commissioni consigliari e dello statuto comunale del nostro comune, con la presente comunico la fuoriuscita dal Partito Democratico. Il mio lavoro sarà svolto in continuità con quello che fino ad oggi ho svolto all'interno del Consiglio comunale. Voterò con il senso di responsabilità e impegno nel rispetto del mandato del nostro elettorato. Questa decisione è frutto di una scelta sofferta ma dovuta, dalla quale non posso esimermi per il rispetto che ho prima nei miei confronti e poi verso gli elettori che mi hanno votato. Decisione che nasce da una serie di scelte operate dal mio partito ma da me non condivise. Annuncio quindi la mia fuoriuscita dal gruppo consigliare del Partito Democratico e il mio passaggio al gruppo misto, aderendo al terzo polo. Senza sterili polemiche e senza, per questo, lanciare occulti messaggi di crisi o di aperture di fronti bellici. Ultimo, ferma e primaria la mia attenzione alla città e alle difficoltà dei cittadini, dei quali continuo ad essere interlocutore in cui sono estrema convinzione. Scusa, ma è una lettera che mi è venuta scandalizzata scura.
Quindi prendiamo atto del passaggio del consigliere Caldetta dal gruppo del PD per Taglietta al gruppo misto e di conseguenza andiamo a modificare le commissioni così per il prossimo consiglio le commissioni che faremo sono già aggiornate. Allora, vi leggo la composizione delle commissioni. Allora, quindi nasce di conseguenza un nuovo gruppo, il gruppo misto. Il gruppo PD per Taglietta ha poi solo più un esponente, il gruppo misto un esponente, gli altri gruppi si hanno immutati chiaramente. Delibera di, allora, la commissione di bilancio e organizzazione comunale, fanno parte della commissione Guastella Federica, Rivoiro Simone, Conno Genova Eloisa, Pasqualini Silvio, Stassi Daniele, Razzo Giuseppe, Suriana Andrea, Di Salvo Luca e Taglietta Roberto. Nella commissione territorio fanno parte Guglielmi Paolo, Rivoglio Simone, Cono Genova Eloisa, Pasqualini Silvio, Mesiano Marianna, Falsone Giovanni, Suriani Andrea, Di Salvo Luca e Taglietta Roberto. Nella commissione attività economiche fanno parte Guastella Federica, Rivoglio Simone, Cono Genova Eloisa, Bona Francesco, Stassi Daniele, Razzo Giuseppe, Intino Angelo, Di Salvo Luca, Taglietta Roberto. Nella commissione servizi, Guglielmi Paolo, Rivoglio Simone, Conno Genova Eloisa, Bono Francesco, Mesiano Marianna, Razzo Giuseppe, Intino Angelo, Di Salvo Luca e Taglietta Roberto. Nella commissione capigruppo chiaramente si aggiunge, ci sono Guglielmi Paolo, Rivoglio Simone, Conno Genova Eloisa, Pasqualini Silvio, Mesiano Marianna, Falsone Giovanni, Suriani Andrea, Di Salvo Luca e Taglietta Roberto. La commissione statuto sarà composta da Guglielmi Paolo, Rivoiro Simone, Conno Genova Eloisa, Pasqualini Silvio, Mesiano Marianna, Falsone Giovanni, Suriani Andrea, Di Salvo Luca e Taglietta Roberto. Questo è tutto l'elenco delle commissioni così aggiornate. Cioè non cambiano nulla per gli altri gruppi, semplicemente per il gruppo PD per Taglietta e per il gruppo misto che vanno a far parte chiaramente di tutte le commissioni, essendo membri singoli del gruppo consigliare. Se non ci sono interventi, è una delibera tecnica, la mettiamo in votazione. Quindi punto 12, modifica delle commissioni consigliari permanenti. Favorevoli? Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Direi che abbiamo completato i punti all'ordine del giorno. Prego, signor Sindaco. Ci congediamo da questa assemblea, vi auguro la buonanotte, vi ringrazio per il lavoro svolto, saluto i cittadini che ci seguono ancora da casa, tutti voi qui presenti e al prossimo consiglio. Buonasera. Grazie a tutti, si chiude il consiglio a mezzanotte, quindi siamo stati anche abbastanza solerti. Grazie a tutti voi e alla prossima.